perso. Oddio Roberto, abbiamo perso. Abbiamo perso completamente. È andato, non ne uscirà mai più. Mi spiace, quello che state ascoltando è Fumble, ma senza Roberto, perché il suo cervello ha deciso che per il mio compleanno se ne andava. Mi faceva questo regalo, abbandonava il mondo così come lo conoscevamo e ci lasciava senza di lui. Già. Quello che state ascoltando è Fumble. Fumble. E scusate, mi dimenticavo di mettere Grazie. La maschera per chi ci sta guardando. Domani. Dopo domani. Già mette le mani avanti. Oh, domani è il weekend, io nel weekend no, era fino a dietro ai microfoni. Dietro ai microfoni, Claudio Serena. Matteo Mantovanelli e Roberto De Luca. Niente. Te lo sei ricordato stavolta perché ce l'hai scritto in fronte o? Ho controllato per esclusione cosa avevi scritto tu sulla fronte. Ok. Allora, questa è la prima diretta che facciamo solo con Spreaker di Fumble, che è il podcast di giochi di ruolo di QWERTY. Potreste avere visto due volte iniziare la diretta su Twitter. È vero, perché si era impallato il mixer e quindi abbiamo dovuto riavviare brutto la diretta. Mixer, cattivo brutto mixer. Mixer cattivo che non ho capito. Ma si è persa tutto il mio rant sull'andare live, vero? Sì, c'era si è persa perché c'era la sigla, ma è nella webcam, quindi qualcuno l'ha registrata. Qualcuno vedrà gli occhi di Claudio diventare spiritati del tipo, oddio. Assolutamente sì. Ci potete ascoltare o dall'app di Spreaker, se usate uno smartphone di qualunque tipo, oppure dal sito di Spreaker, o probabilmente, se ho fatto tutto giusto, dal sito di QWERTY e di Fumble, nella solita pagina della diretta. Se Fumble! Claudio imparerà. Sì, ecco, questo... Facciamo il compleanno... facciamo il compleanno. Ce la farò oggi! E vai! Dopotutto facciamo solo un programma in cui è importante parlare. Esatto. Facciamo gli auguri a Claudio! Tanti auguri, Claudio! Dai che prossimo anno muori. Grazie. Livello 32. Livello 32. E grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri fino ad adesso. E anche quelli che te li faranno dopo. Grazie a quelli che me li faranno dopo. Io invito... tutti quelli che ci stanno a casa sua. No. Io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando ad andare su fumblegdr.it e fare una donazione in onore del mio compleanno. Ma è in onore del tuo compleanno o è in onore dei tuoi fumble? È in onore dei miei fumble nella vita vera. Perché questa puntata di Fumble ha una storia... è sponsorizzata da... come si chiama il nome dell'aereo? Era dell'EasyJet, ma il problema non è dell'EasyJet. Il punto è che... questa puntata di Dragon Age, non essendoci Claudio che stasera non poteva, abbiamo deciso, facciamo una specie di one shot, come abbiamo sempre fatto, il passato di qualcuno, va bene. E cosa lo facciamo? Che idea geniale che è stata quella di fare il passaggio di qualcuno. Il passaggio, sì. Io vado a casa e il whisky, tu mi dai il whisky così non di, è quello di prima mattina. È solo un lagavoli in 16 anni, non è niente. E... ho detto, sono a Londra, vado da Rock's Nest, compro un bel gioco a cui non abbiamo ancora giocato, fiasco, così per il mio compleanno possiamo giocarci. Io lui, al suo fiasco io dico solo karma. Sì. E il problema è stato che io ho letto tutto il manuale nei 3 giorni che sono stato a Londra e nel viaggio di ritorno e poi ho abbandonato il manuale nella tasca davanti del sedile dell'aereo. Povero manuale, sarà da solo... Probabilmente è stato buttato. Probabilmente ha salvato l'aereo. Io l'ho detto già, sì. Un terrorista leggerà quel manuale e dirà perché? Meglio giocare a giochi di ruolo. Smetterà di farlo, si trasferirà a Londra e aprirà una ludoteca. Bravo. E ha salvato un sacco di gente. Forse. Grazie, quanto sei magnanimo, Claudio. Lo so, lo faccio solo per il vostro bene. Grazie, grazie. Il mondo ti ringrazia. Il punto è che ormai io il manuale me l'ero letto tutto e quindi abbiamo deciso che giocavamo a fiasco lo stesso. L'eroe che ci meritiamo. Fiasco è un gioco di ruolo senza master, un DMless, sviluppato e inventato da Jason Morningstar e distribuito... il nome, cazzo! Dalla Bully Pulpit. Dalla? Bully Pulpit. Ma è il suo vero nome o un nome d'arte? Chi lo sa, non lo so. Perché se è il suo vero nome, voglio cambiare il mio cognome. Avrei potuto dirvelo se avessimo avuto ancora il manuale, perché in fondo c'era anche qualcosa su di lui, però non abbiamo più il manuale. Anche se gentilmente la Orc's Nest fa questa cosa bellissima. Se tu gli dici, io ho comprato questo manuale questo giorno a quest'ora, loro ti mandano una copia in PDF. Buono. Quindi almeno una parte l'ho salvata e ho il PDF. Importante poi, se qualcuno che ci sta ascoltando ha trovato su un aereo un manuale di fiasco, ci può dire alla fine se è il suo vero nome. Esatto. Oppure no. Grazie. Se invece non avete trovato il manuale e volete regalarmene un altro...
fumblegdr.it, tasto dona di PayPal e noi compreremo di nuovo fiasco. Yeah, sperando di non fare un altro fiasco. Come funziona questo fiasco? Allora, io ho visto qualcosa, ma... Fiasco è molto semplice. Così come quel gioco. Sì, infatti. Claudio, spiegaci come si gioca a fiasco. È molto semplice idealmente. Innanzitutto ho un'ultima cosa da dire, che se ci stanno guardando in video, il video è completamente diverso, perché stiamo usando una GoPro. Ta-ta! Anche quella gentilmente donata a QWERTY. In più, probabilmente, in un giorno faremo Manto con la GoPro sulla sua testa. E voi potrete vedere tutto quello che vede Manto. Potrebbe essere preoccupante. Cioè, perché sarà collegato al tuo cervello. Non devo andare. Allora no. No, meglio di no. Beh, ci puoi andare, poi basta che guardi in alto. E poi non c'entro la tazza. Vabbè, comunque sì. Comunque, Fiasco è fatto da tre parti. Quattro parti in realtà. La prima parte è il setup. Cioè, si decidono chi sono i personaggi, in che relazione sono tra di loro e quali sono degli elementi per ciascun personaggio che lo rendono interessante. Possono essere dei bisogni che questa persona ha, possono essere dei luoghi particolarmente importanti per questa persona, possono essere degli oggetti, può essere qualunque cosa. Le relazioni e questi oggetti vengono decisi con un tiro di dado iniziale, con cui poi sostanzialmente si comprano i dettagli delle persone. Ok. E una volta finito il setup, si inizia il primo atto. Ma i dadi si tirano all'inizio, dei dadi che fanno un pool, no? Sì, con che cui si comprano questi dettagli. Adesso ci arriviamo. Gli altri... Ma c'è una logica con c'è una logica. Sì, sì, c'è una logica e ci arriviamo tra un attimo. Il primo atto è composto da delle scene in cui i personaggi agiscono e in base a come agiscono ricevono dei dadi positivi o negativi. I dadi positivi saranno rossi e quelli negativi saranno blu. Per invertire un po' l'idea. Perché sul termometro il rosso è di più e il blu è di meno. Va bene Claudio, va bene. È il mio compleanno, non puoi dire niente. No, però e grazie a Claudio abbiamo guadagnato 15 ascoltatori ossessivo compulsivi. Qualche ipocondriaco anche, mi sa. Probabile. E qualche schizofrenico. Ah beh, quelli grazie a Maggio. Un'altra mia, esatto. Ma rimarranno per te. Ah, li abbiamo conquistati con questa cosa qua che ovviamente sbaglierò tutta la sera. L'altra... Alla fine del primo atto, cioè quando metà dei dadi in gioco sono stati dati alle persone, si decide con un altro tiro di dadi quali sono le complicazioni nella storia. Questo è alla fine del primo atto? Questo è alla fine del primo atto. Si chiama il tilt. Esatto, vedo che hai studiato. Dopo ho visto il tilt, ben Griffon Roberto. Un video. 5 punti! Dopo aver... creato questi nuovi problemi, si passa al secondo atto in cui i problemi vanno a rotoli e la situazione diventa sempre più drammatica fino a che non si finiscono tutti i dadi e si arriva alle conclusioni. Ok. L'aftermath. Le conseguenze. Dato che Fiasco come regole in realtà è composto solo di due tabelle, tutto il resto è parte del playset che sono sostanzialmente le ambientazioni. Io dico già di base, avendo visto qualcosa, è un gioco cui non potete giocare con gente, con amici, dovete giocare con gente di cui vi fidate, perché essendo proprio tutto collaborativo, non essendoci il master, non c'è uno che prende la decisione proprio definitiva, che fa il master di solito, si può arrivare a non essere d'accordo su certe cose, anche perché devi essere disposto a far scegliere agli altri cosa succede al tuo personaggio. Devi anche essere disposto ad accettare il fatto che gli altri dicono: sai che c'è il tuo personaggio, probabilmente sta andando a puttane. Esatto. E tu dici: no, no, sta andando tutto benissimo. E poi si finisce con le mani. No, questa cosa del no, no, sta andando tutto benissimo. Devi accettare il destino e il karma che gli altri quindi hanno deciso. Quindi giocateci con gente con cui avete qualcosa. O avete qualcosa o con da cui volete litigare. Prendete... Esatto, appunto, stavo dicendo. C'è anche quella opzione. Causis belli. Casus belli. E che ho detto? Causis, che non so cosa, che lingua sia. Ogni persona ha 4 dadi a disposizione, quindi in 3 si tirano 12 dadi all'inizio. Vengono tirati da una sola persona e dato che sono il festeggiato ho deciso che li tiro io. Va ok, bene. Aspetta, vai avanti per la spiegazione prima di tirare i dadi. Aspetta, praticamente passo alla la storia praticamente è finita. No, io volevo sapere un'altra cosa. Cosa volevi sapere? Che
se tu hai, ti capitano però tutte cose positive, vuol dire che ti andrà malissimo poi alla fine, e viceversa è possibile. Dipende dalla fase poi. No, allora, se tu alla fine hai tutti i dadi... In realtà, se tu hai tutti i dadi bianchi o tutti i dadi neri, o comunque una prevalenza di dadi bianchi o neri, è molto meglio che essere in equilibrio tra i due. Esatto. Perché l'equilibrio è il male. L'equilibrio in fiasco è il male. Più no, sei vicino all'equilibrio, peggio andrà per il quello che fa personaggio. Capire un po' la tematica è quella cosa che ho letto oggi sul manuale, che Claudio non ha più. C'è la PDF. Anch'io ho letto in PDF, che dice, è come nei film, quello che gli è andata male tutto il film, è possibile che alla fine si salvi. Quello che gli è andata bene tutto il film, di solito alla fine gli va malissimo perché deve sucare, diciamolo proprio così, no? E quelli che di solito gli vanno non sono né, non gli è andata né bene né male, sono i personaggi quelli inutili, e quindi muoiono e fanno una fine orribile. È corretto. Esattamente così che funziona Fiasco. Vai un secondo avanti a dire questa cosa, che devo scrivere una roba. Ma l'ho già detta! Sì, ripetere un secondo. Manto! Cosa carina è qualcosa che di Fiasco? Cosa, ci sono le se il proprio personaggio andrà a puttane o meno, saranno gli altri a deciderlo. In parte. Beh no, di con cioè tu, ovvio. Se dipende, perché ci sono le scene. All'interno della scena, se tu stai immaginatevi esattamente la scena, esatto, immaginate esattamente questo, immaginatevi questo gioco come uno script di base più sul di un film noir. È più un film dei fratelli Coen. Sì, esatto, ed è uno script, cioè di solito le scene si allestiscono con esterno brutto tempo, una figura solitaria si erge sul tetto e così si fanno le scene, se tu scegli di solito chi tocca, chi è il turno, sceglie la scena e gli altri gli dicono se va male o bene. Se invece tu decidi di lasciar scegliere la scena agli altri, scegli tu se ti va bene o male. Esatto. Però questo poi si vede meglio quando giochiamo. Esattamente. La prima cosa da fare è tirare... Perché questo... è un gioco in cui siamo tutti più o meno preparati? Sì. Oh! Non succederà mai più. Auguri, proprio! Allora... Adesso che abbiamo tirato questa manciata di dadi, che se ci state guardando nei prossimi giorni su YouTube vedete, perché oltre alla GoPro abbiamo comunque la telecamera sui dadi. Scusate. Abbiamo tirato cosa? Sei rossi? Sono sei rossi e sei blu. E sei blu. Con questi dadi noi dobbiamo comprare i dettagli dei nostri personaggi. Partendo tutti devono avere almeno una relazione con qualcun altro. Ma questi dadi che usi adesso sì. Sono diversi da quelli che prendi durante gli assi? Sono gli stessi dadi. Sono gli stessi, ma adesso se io lo uso per comprare mi prendo il dado? No, adesso questi vengono usati per comprare le cose, poi vengono ributtati tutti in mezzo. Ah ok, vanno ritirati. Non vanno ritirati, vanno buttati in mezzo perché non ha valore il numero del dado quando ti viene assegnato il dado. No, adesso sì però. Sì, adesso okay. Sì, poi non vengono però ritirati, vengono solo ritirati ributtati solo in mezzo. Per fare il tilt. Esatto. Ok. Per prima cosa si sceglie una relazione. C'è una certa scelta, qui ad esempio nelle relazioni ci sono appunto sei blocchi, famiglia, romance, storia d'amore, la corte reale, storia, gente comune e gli archetipi del fantasy. Queste relazioni vanno da 1 a 6, c'è un valore segnato come proprio il numero del dado, come i pin del dado. Come si chiamano in italiano? Come li chiamano? I punti. Punti. No, secondo me c'è un termine più tecnico. Vabbè. Comunque. Pallini? No, più tecnico. Secondo me è più tecnico. Più pallini. Tecnico ancora. Ce n'è uno ancora più tecnico. Cerchi. No. E va da 1 a 6. Noi dobbiamo usare quei dadi lì per scegliere. Quindi c'è una certa scelta. Non è proprio casuale. Puoi scegliere. No, chiaramente i dadi finiscono. Tipo noi abbiamo tirato neanche un 1. Sì, c'è un 1 qua. Ah, lì nascosto. Ok. Devi prima scegliere quale tipo di relazione. E poi con un secondo dado comprare... La sotto specializzazione di quella. Quindi per noi è impossibile prendere famiglia e essere fratelli perché ci vorrebbero due, uno. Esatto. Ce n'abbiamo uno solo. Ottimo. Questi stessi dadi poi vanno comprati anche per tutte le altre, cioè vanno usati per comprare anche tutte le altre cose che comprendono le necessità delle persone, oggetti, luoghi e questo non c'entra perché è il tilt. Quindi, se noi usiamo adesso l'uno per comprare... Questo è per creare il PG e le relazioni tra i PG. Che è praticamente tutto quello che fai. Go! Se adesso noi compriamo famiglia,
Poi non ci sarà più il castello, non ci sarà più l'oggetto magico e non ci sarà più la necessità di entrare in un posto. Ok. Dato che... Qui come si sceglie? Tu puoi anche scegliere dettagli di altre persone. Ok, ma è a sentimento o va calcolata la cosa? No, è a sentimento. Quello che ti piacerebbe vedere in gioco. Io, ad esempio, voglio essere sicuro che ci sia un oggetto magico in gioco legato a Richard. Beh. E questo bisogna segnarselo. Beh, lo deve segnare il personaggio, il giocatore del personaggio a cui viene affibbiata questa, okay, questa cosa. C'è un oggetto magico che lui ha o che sa dov'è o che comunque è legato a lui in qualche modo. Ma quindi è possibile anche che non ci siano relazioni tra di noi? No, relazioni ci devono essere per forza. Almeno una relazione la devono avere tutti. Quindi non conviene spendere quelle prima? Perché se poi finiamo no, perché questo uno ce n'era solo da uno. Parte, soltanto per quello. Se ci fossero dati, okay, più uno. Però se adesso scegliessimo le altre cose e non ci abbiamo più dati per fare le relazioni, abbiamo sballato il setup. Non puoi avere due oggetti, due location o due necessità. Devi avere uno e uno. Una relazione e o un oggetto o una necessità o una location. Ah, uno di questi tre. Questi tre sono alternativi. Sì, questo, esatto, qui è obbligatorio. Esatto. Questi tre sarebbero necessità, oggetti e location. Ma possiamo avere due necessità? No. Cioè no, io una necessità e lui un'altra necessità? Ah sì, sì, quello, okay, sì. Mi sembrano un po' pochi dati, bisognerà vedere poi adesso usandoli. Sono il minimo indispensabile. Per avere i tuoi poi elementi. Allora, all'inizio, tu chi giochi? Io sono Rufus, vecchio baboso. Più di così però non si può ancora definire perché non sappiamo chi sia questo. Tu sei Richard, giusto? Sì. Allora, io mi prendo questo bel 3. Yeah. E scelgo la corte reale. Aha. E devo già scegliere l'eventualità? No. Per ora ti compri il fatto che la... È nella corte reale. È nella corte reale. Ma state comprando tutto quanto per me? Io sto comprando la relazione tra te e Rufus. Tra me e Rufus, ok. Segnati tu. Relazione, sì. Perché ho visto l'uno che non si può fare e bisognerà sceglierne un altro ormai, perché era co-cospiratore in un piano segreto. Ok. Però non possiamo sceglierlo perché non abbiamo più uno. Esatto. Esatto. Quindi relazioni con Rufus. Ok, siamo nella corte reale. Manto, scegli una cosa tu, facciamone una a testa. Va fatto uno a testa. Ah, ma okay. Le generiche? Quello che ti pare. Scusate, che non ho gli occhi così. Io non ho idea di che personaggio fare, quindi dalle relazioni mi direi tu che personaggio sarà. Puoi anche scegliere la tua relazione nella corte con me in questo momento con un altro dei dadi che sono stati usati. Giusto. Che comunque va discussa, non può sceglierla lui, questo è importante nel gioco. Non è che lui decide. Lui può sceglierla, cioè lui può scegliere che ci sia il 5. Poi se è una cosa che ci sta dentro più o meno e gli altri dicono ma sarebbe meglio fosse così... E te lo dicono in tanti, metti allora quello. Sì. No, metti, si discute. Si discute, ma se uno dice no, a me non piace... Allora hai sbagliato un altro. Esatto, è quello che ti volevo dire dall'inizio. Ok. No, ma io voglio fare così. Voglio un 6. 6! Alla corte reale è un assassino in disguise... E la persona che l'ha camuffato. No, che l'ha pagato per assassinare qualcuno. E tu vuoi essere l'assassino o chi ha pagato? Quello che ha pagato. Ok, quindi sono l'assassino. No, dai, Rufus assassino. Fantastico, no. Chi penserebbe mai a un vecchio? Esatto. Come assassino. Sì, ma perché lui dovrebbe pagare un assassino? È un ladro, lo fa lui. Non è ancora un ladro. No, sono un mercante. Ah, giusto, ok. È il passato di Richard, questo. Non sono convinto, ma ve la do buona. Ma non sei convinto solo per il gusto di non essere convinto? No, sempre. Non allora so. No, sia chiaro. Il secondo, primo, me era più bella, era secondo me però. Era più bella la 5. Cioè? Era il campione del re e il suo più grande fan. Ma io non posso essere il campione del re che nel passato. Ma era Rufus, cioè, il campione del re. Ah, e io il fan? Il più grande fan. Oddio. No, vabbè, sì, ci potrebbe anche stare. 5 ne abbiamo a profusione. Dai, sì, vabbè, famo quella che tanto. Quindi sono il campione del re? Sì. Fantastico, il vecchio bavoso campione del re. E tu sei il suo più grande fan, poi si vedrà per cosa. Anche, non lo so, aspettate a scriverlo. No. Non voglio la responsabilità di questo, anche perché deve essere un po' comunque l'atmosfera. Forse come atmosfera ci sta di più l'assassino. Ma no. Perché sta. Il fan, non lo so. Ma senti, guarda che questo qua è soltanto la prima relazione, mancano altre due. Tra me e te e tra te e lui. Che possono costruire tutto il resto.
Se ci pensi, sempre tabletop, quando lo facevano, una delle relazioni era una, vabbè, un direttore artistico. Ad esempio, e se mi seguite in questa cosa... Adesso ti andrò contro. No, perché adesso io compro tra voi due una relazione di persone comune, nella speranza che tu adesso usi il 3. No, non c'è neanche un 3. Ma dai. È già stato usato. Ormai l'hai usato però, come ho fatto io. Sì. Relazione... Peccato. Beh, sì. Tra le regole di Fiasco ti dice anche se una cosa è troppo gustosa per... Non bariamo già subito, 3 era carino. Roberto, non è barare se le regole ti dicono... È Munchkin! No, abbiamo i dati, usiamo, non ho paura di usarli. Ora ti trovo una cosa più... Ma guarda, il 3 era il ladruncolo da 2 soldi e la sua ultima vittima. Sarebbe... Ma lui sarebbe stata la vittima? La vittima. La sua ultima vittima. Se non ha le altre opzioni, quali sono? Un oste e un patrono classico, però. Un chierico e un credente, un ladro, però non possiamo farlo, un mezzo sangue esiliato e chi ha scoperto che è un mezzo sangue, bastardo, un fabbro e un suo cliente, o un mago oscuro delle arti oscure e un suo cliente. Ah, le ultime due! Le ultime due! Ce l'abbiamo un 6? Io sono un mercante, quindi... Sei il mercante, io sono il warlock, che tu magari, che ne so, poi si può vedere, però magari mi hai chiesto di far innamorare lui di te perché sei il suo fan. Oddio! No, è una cazzata. Ok, persone comuni... Ti dicono, mi raccomando, è il momento di mandare in vacca. Sì, infatti. Beh, non così, ma va automaticamente il gioco in vacca. Com'è che lo chiami il tuo personaggio, tra l'altro? Non lo so. Ok. Devo già sceglierlo? No. Comunque è un warlock. Tu sei un mio cliente. Tu sei un mio cliente, quindi mi paghi. L'ho già vista questa scena. Sì, infatti. Manto. Quindi tu sei un necromante. O un mago del sangue. Mago del sangue. Dark Arts, sì. Mago del sangue e necromante. Ottimo. Manto. Manca ancora una relazione. Tra me e Rufus. Esatto. Vai, esatto. Qua non ti suggeriamo la scelta di... Aspetta, mettiamo in ordine e voglio vedere quanti ce ne sono. Non abbiamo uno, non abbiamo sono tre. Sono 26, 4, 2. Intendi. Cioè abbiamo un botto di 2, 2, 5, 5 6. Un 6. Neanche un 4, neanche un 1, neanche un 3. Allora, di 2, sui 2 si va sui romance. Sarebbe divertente. I romance potrei fare formalmente sposati o amanti. Però... No, non scegli tu. Tu scegli romance. Ciccio. No, tu scegli romance, non io. Poi abbiamo il 2, quindi potrebbe essere sposati o amanti. Poi abbiamo il 5, unrequited love. Unrequited. Cioè che non è contraccambiato, tipo. Ok. E 6, entrambi innamorati della stessa persona. Boom! Bella! Il vecchio bavoso e il mago necromante innamorati della damigella. Col 5 prendere comuni uno non si può fare, cioè non torna, è improbabile, tipo un chierico. Beh, Rufus in realtà non è proprio etero, è un po' pansessuale. Panna. Quindi io potrei essere anche una razza, tipo un cunari. Oh. E siamo amanti. Tipo... Se no diventa nella... Puoi anche comprare un oggetto, una necessità. No, tutti proprio, abbiamo già una relazione con qualcuno, No, io con te no. No, ma tu hai una relazione. Ma dobbiamo averne una con ognuno? No. Sì, lì facevano quella con quel... C'erano tutti con ognuno. No, lei non ce l'aveva con lui, giusto? Ah, quindi in realtà io ho già tutto così, però, avendo due relazioni. Hai una relazione con un oggetto. Vai, ti prego. E allora basta. Ti prego. 6? Sì. Cosa vuoi fare, Harry? 2! Child. Wizard Apprentice. Cosa stai dicendo, Manto? 6, poi potremmo fare 5 o 2. 5 è amici strani di razze diverse, ma non è bello. 2 è o mago e apprendista, o mago e minion, o mago e lacchè. Ci può stare, ma io vi propongo invece... Location. Abbiamo un 2. In location c'è... il castello. Però spendiamo il 6 prima, ne abbiamo uno solo. Vediamo se spenderlo nel 6 sotto. 6, e allora c'è la necessità di guadagnare potere per il mago o per il mercante.
Però poi potrebbe essere solo trovando la reliquia che blocca, sblocca il tuo potere ultimo, o sabotare un'alleanza prima che ti fa diventare obsoleto. Beh, per un mercante ci può stare quello. No, no, per me io non posso mettere più niente, c'ho tre robe. L'oggetto in gioco può anche essere lo stesso di cui si parla. Sì, sì. Va bene, intanto noi mettiamolo qua. Six. Quindi c'è la necessità per chi? Per te? No. Per il mago? Sì. Di guadagnare potere. Ah, per me? Guadagnare potere a questo punto. O due o cinque, non è molta scelta. Due, assolutamente. La reliquia che sbloccherà il tuo infinito potere, che potrebbe essere l'idolo di Lirium Rosso di Dragon Age 2. E chissà perché a quel punto io ho smesso di voler avere a che fare con Lirium Rosso. Con Lirium è difficile. Con Lirium. Se c'hai problemi e te l'ha prescritto. Però. Allora, capite che io sono qua con due persone che riescono a mettere in piedi una frase dall'inizio alla fine. Io sono nell'intro, ecco. Poi sono stato abbastanza coerente. Adesso finisco il whisky e ne riparliamo. Intanto tu, Roberto, devi scegliere something else. Location non sono ancora 5 e 2. Location non sono ancora state usate. E c'è le marche, cioè i territori fuori dalla città, o però se abbiamo solo 2 e 5, sono fortezza. Solo quelle combinazioni. Sì. Però io sono le marche. Però se c'è qualcosa di talmente bello. Io non lo guardo neanche quello. Può essere 5-5 andare sulle regole. 2, esatto. 5, 5, 5. È nelle regole. Non puoi andare contro le regole, perché è nelle regole. Fammi vedere. Non posso. Non è il manuale, quindi decido io. Madonna, che bastardo! No, in realtà pensavo ce l'avesse stampato il PDF. Ah. Non spreco. Quindi, allora, diciamo, se stiamo alle regole, è o le marche. E sono le rovine di un'antica civilizzazione. Civiltà. O un posto di guardia in un bordo conteso. Su una frontiera contesa. Non mi dicevo neanche. Se no c'è il keep, il castello. Sì. La fortezza. La fortezza. La caserma. O la porta principale. La main gate. Mm. Non però non mi ispira nessuna di queste. Secondo me la location, aspetta. No, ok. Uso il cheat. Bravo. 6. Il passato. Il passato. Il passato. Puoi scegliere solo, in teoria, tra la notte prima della morte del re, che potrebbe averla lui la reliquia e io voglio ucciderlo e quindi ci mettiamo d'accordo. E a quel punto, secondo me, per voi era meglio l'assassino. Vabbè. Coso. Ma siamo sempre in tempo. Sì, sì, ma poi anche, anche il campione del re, comunque, Rufus, se bisogna ammazzare il re. Magari è il campione del re corrotto. Che Oppure no. Lo vuoi proteggere. Ma Rufus non muore, quindi... 5, oppure la fine dell'ultima era, quando lo spirito degli uomini è caduto. No. Penso che sia la notte... Sì. Tocca a me, no? This is the last night of the kings. La notte prima della morte del re. Sì. Last Night of the Kings. Come? Tocca a te. A moi. Andiamo. Possiamo fare 2 e 5, 5. Io so. Io uso di nuovo il cheat. Quando tocca a me. Quindi? Stiamo citando troppo, però. No, non è troppo, è giusto. No, ma il bello dell'interpretazione è anche far vedere cose a cazzo. Sì, ma il bello dell'interpretazione è dare delle motivazioni che abbiano senso al tuo personaggio. Adesso che abbiamo scelto che c'è un momento nel passato, la notte prima dell'uccisione del re, e io ero il campione del re... Io voglio una reliquia. La mia necessità è ottenere vendetta. Stavo andando a quello. Quanti dati sono rimasti? 3. Questo diventa un 3, va. Ottenere vendetta, e adesso guardo il 5 cos'è? 5 è... su... chi ha danneggiato la tua famiglia per sempre. E quindi non è possibile che non siamo noi. Perché? Questa è prima dell'assassinio del re. È nel passato l'assassinio del re. Era the past. È la locazione. Quindi noi non giochiamo la sera prima dell'assassinio del re. Vuol dire che c'è una scena nel passato. Ah, ok. Può anche non esserci una scena nel passato, ma può essere un elemento del passato che torna. È un elemento di qualche cosa che è successo. Ok?
Siccome non quindi la notte prima dell'uccisione del re nel passato ha un'importanza nel racconto. Esatto. E io voglio vendetta... Per qualcosa che è successo quella notte. Per qualcosa che è successo quella notte, perché oltre al re avete rovinato anche la mia famiglia. Avete ucciso il re e mandato la mia famiglia in rovina, perché io che ero il campione del re ho fallito e non sono stato quindi in grado di difendere il re. A questo punto ci sono andato a capire... L'oggetto. L'oggetto. Che è rimasto in ballo. Ah, che sta a me? Eh sì. Cos'era l'oggetto? Magico. In teoria è rimasto solo il 5. Mind control. Zettito. Non lo so, eh. Dalla chat dicono il bastone di Alcanfer. Ma non credo. No, no, teniamo il 5, non variamo. L'oggetto è una magia di controllo mentale. Che con il mago del sangue è perfetto. Magia del controllo mentale che probabilmente potrebbe centrare col fatto di come è stato ucciso il re, perché è lui che l'ha ucciso. Chi lo potrebbe essere la sua vendetta? Ma anche questo può essere una cosa molto interessante. Ma tutto questo si scoprirà. Ma quello lì come si scopre? Si scopre solo in gioco. Quando... Quindi in questo caso dovesse essere così, ci dovrebbe essere una scena del passato di lui che usa la magia del mind control su di te. O in cui questa cosa salta fuori per altri motivi. Ok. Per cui è già successo e lui dice una cosa che fa tornare in mente al mio personaggio qualcosa che è successo. Perché anche perché sarebbe un flashback nel flashback. Esatto. Flashbackception. Una volta finita questa fase del setup, i dadi vengono ributtati in mezzo. Ci sono 12 dadi. Quando ne avremo usati 6, finisce il primo atto. Ok, quindi ricapitolando. Tu sei il campione del re. Ex campione del re a questo punto. Ex campione del re. Che in cerca di vendetta. E lui è un tuo grande fan, sai. Lui è un tuo grande fan, è Richard, un mercante. Okay. E che è un oggetto, un hai... Io perché sono tuo cliente? Ma lui, l'oggetto è inerente a lui o è come anche questo c'è nella storia? L'oggetto è importante per Richard. Non è detto che ce l'abbia lui, potrebbe essere una cosa che lui vuole. Potrebbe Ma potrebbe essere una cosa che usiamo in una scena io e te? Sì. Ok. Quindi ha un oggetto del coso. C'è un oggetto in ballo che è questo incantesimo. E poi che altro c'hai tu? Ah, io che ho sei con te che io sono un sei tuo mio cliente. Sono un tuo cliente. Il che... Probabilmente perché sai che ti cerca. Poi vediamo questo. No, aspetta, perché cazzo posso essere cliente? Si vede in gioco quello. No, possiamo anche deciderlo prima. Una cosa generica, cioè... Sei un mio cliente perché sono io che ti ho fatto la pergamena di Mind Control. Può essere quello, che può essere usato. Può essere che in realtà, essendo lui un mio fan, lui stia cercando con le arti oscure di capire che cos'è successo quella notte. Giusto. Perché gli puzza la versione ufficiale. Ma quindi quale sarebbe il suo scopo? Il suo scopo lo sa lui. Ok. Non lo sappiamo. Perché io ce l'ho lo scopo. Sì, perché tu hai una necessità. Ok. Noi le necessità non le abbiamo, a parte io che me la sono imposta perché voglio vendetta. Ma non, detto, dadi. Ma non è detto che tu ti abbia una necessità. Ah, ok, lui non, tu non ce l'hai. Al momento no. E tu quindi sei? Io sono un mago del sangue, lui è un mio cliente, sto cercando una reliquia per il potere infinito e basta. E questa reliquia c'entra con quello che è successo in qualche modo. Finito il setup, si passa al primo atto. Il primo atto è composto da scene. Inizia chi è vissuto nella città più piccola. Io e Matt siamo vissuti tutti e due a Roma e Milano. Ma dato che tu sei ancora a Brescia e io sono a Milano, sì. Quello nella città più piccola sei tu. Quindi sei il primo a iniziare. E si va in senso orario. È ok. Se tu scegli la scena, scegliamo noi l'esito. Noi alla fine praticamente di questa scena daremo a lui un dado brutto o buono, a seconda di come pensiamo... finirà per lui quella cosa. Se invece lui decide di risolvere la scena, lui sceglie l'esito, ma noi scegliamo la scena. Se io imposto la scena e non ci sono nella scena, può anche sono essere... le conseguenze di quello che succede nella scena che si ripercuotono. Esatto. Va bene. Ad esempio, se io e lui ci mettiamo d'accordo per fregarti, cosa difficile in questo caso, però se fosse quello il punto, se noi due ci mettessimo d'accordo per fregare te, a te verrebbe dato un dado negativo. Essendo però il primo atto, ti viene affibbiato questo dado negativo che tu devi dare a qualcun altro. Va bene. Primo atto è così, il secondo atto te lo devi tenere. Nel secondo atto ti tieni i dadi che vengono affidati. Allora, impostiamo la scena.
La imposti tu? Sì. Scena. Scena. È sera, nella periferia della cittadina di, grazie ai nomi di... Denerim. Di Denerim. C'è il tuo studio. È abbastanza conosciuto, quantomeno, perché riservi sempre dei trattamenti base per la gente di qua. Io ti raggiungo per discutere sui nostri affari in sospeso e se stai riuscendo o meno a trovare il modo per indagare sul passato per la morte del re. Tu ti chiami? Sono sempre Richard, sempre lo stesso di Dragon Age. Sempre lo stesso. L'unico punto fisso di tutta la storia era il suo nome. Tutto il resto no, ma il suo nome sì. Abbiamo appuntamento. E visto che lui è Rufus, tu sei Richard, io sono Rhaegar. Ok. Mi sembra giusto. Siamo le 3 R. Toc, toc, toc. Avanti. Si può? Sarei chiuso a quest'ora, ma... Accomodati, Richard. Ah, grazie. Tra l'altro, credo che il tuo... La carovana con il tuo pacchetto arrivi presto. Meno male. Altrimenti... Sì. Ti potresti scordare quello che mi hai chiesto. E adesso? Sempre qui a fare il brutale. È un ingrediente fondamentale di quello che hai chiesto. Ah, ok, non è brutale allora. È realista. Mi piaci. Sicuro di non voler fare il mercante. Ti serviva presto, vero? Beh, non è tanto presto, però volevo sapere come erano messi. Ti serve qualcos'altro, sai, visto che ci sono un po' di carovane in arrivo, magari posso... C'è qualcosa che mi servirebbe. C'è sì. Qualcuno che potrebbe venire a cercarmi. E non è bene. No. Aspetta, non bisogna sapere qual è in teoria lo scopo di questa sua visita. Beh, lo scopo della visita tu lo sai, te l'ho detto. Era no, io Robè, non dovrei sapere lo scopo della tua visita per dirti se la tua cosa fa male o bene. No. E come no? Gli diciamo che la sua cosa va male se non sappiamo cosa vuole fare? Cosa vuole ottenere in futuro? Quello lo devi decidere. Cosa vuole ottenere? Sì, perché sta stabilendo la scena. Ok. Si sta prendendo la scena, sta chiacchierando. Andiamo avanti per un'ora. La cosa è che non deve essere troppo nello specifico. Cioè, lui vuole ottenere questa cosa che gli stai preparando per risolvere il mistero. Torniamo in scena. Tu avrai quello che cerchi in maniera rapida e soprattutto incospicua. Ok. Ma prima devi fare qualcosa per me. Va bene. Cioè, Dio, va bene. Aspetta, parliamone. Cosa ti serve? Chiedi posso in trovare... giro sì. Se c'è qualcuno che mi sta cercando. Chiedi in giro se c'è qualcuno che è interessato a degli oggetti particolari. Non ti sembra una domanda un po' generica e a rischio di fraintendimenti? Nel tuo ambiente, sai, avrai a chi chiedere bene la cosa. Ah, beh, non vorrei che mi avessi confuso. Non sono della gilda degli assassini. Mercante. Sei un mercante? Sì. Chi è più facile che venga in contatto con un oggetto o persone che cercano qualcosa se non un mercante? Ah no, per carità, quello sì, ma è un circoscrivi un po' la tipologia. Quello potremmo parlarne più avanti. Quello che importa è che abbiamo un accordo. Noi andiamo d'accordo, giusto? Ti sei servito tanto spesso da me. Sì. Bella questa cosa dell'andiamo d'accordo perché abbiamo avuto tanti accordi, però vabbè. Quindi vediamo che si mantenga così la cosa. Certo, ma una volta scoperto... Quello è... Gli stiamo dando un dado negativo. Mi metto una mano sulla spalla, perciò non ti preoccupare. Ti ha mandato male un affare con me. E si chiude la scena. Con gli occhi, quelli che guardano in su e pensano una... Quella volta... Va bene. E mentre la telecamera rimane un attimo sulla mano e lo sguardo convinto. Comunque per me è complicato l'aspetto del... Se non ti sei fatto un'idea prima nella costruzione di come vuoi far andare avanti la storia, l'inizio ti servono i giri un po' per ingranare. Ma infatti sono un po' di giri da fare. Sono due giri a testa. Sta a me? Da fare. No, in senso orario. Ah. Quindi sta a me e... Allora, tu devi dare il dado a qualcun altro. Innanzitutto sì, devi dare il dado a qualcuno. Però non pensando alla scena se va in positivo o negativo. Pensando alla storia, magari. Se no, in realtà qua... In realtà qua è indifferente. Abbiamo giocato lì. Cioè, rimaniamo in casa. Ha dato il dado a me.
Io vorrei risolvere una scena del mio personaggio, quindi siete voi a decidere dove sono e cosa sto facendo in questo momento. Allora, per mettere un po' le cose in moto. Potrebbe essere... è sera? Oppure giorno... dammi aspetta, prima lo scopo, aspetta, e poi... prima di iniziare questa scena, il buon Rufus... Bon Rufus ne ha la sua buona sessantina come in tutte le volte che esce Rufus. Potrebbe essere stato un templare. Giusto, giusto. Come la vuoi risolvere tu intanto? Positiva? No. Quello che voglio io per il mio personaggio è che in questo momento lui è in una situazione disperata da cui non sa come uscire perché... Ma tu vorresti che l'esito sia positivo o negativo? Oddio. Dipende da... Ma è libero, se lo può giocare lui. Quello lo devo decidere io mentre stiamo giocando la scena. Ah, mentre stai giocando la scena. Non devi dire prima come la vuoi risolvere? No. Aspetta, neanche cosa vuoi cercare di risolvere? No, se fossi io a stabilire la scena, sì. Ok. Potrebbe essere il giorno, qualche giorno dopo, durante un mercato, davanti alla cattedrale, lui che sta facendo casini. Esatto, che sta chiedendo ai templari qualcosa, ma visto che è stato tipo probabilmente cacciato... Non solo. Però dipende cosa lui vuole poi ottenere. Che se ne frega, okay. Esatto, vediamo. Quindi scena è una bella cattedrale di Denim. Esatto. Un po' di folla si è raccolta per vedere questo tizio, vecchietto ormai, in armatura. Quello che ne rimane dell'armatura. Sì. In un'armatura dei templari sfilacciata e rovinata. Un po' gobbo, perché il peso che si appoggia sulla spada e sullo scudo come bastoni. Davanti alle porte con una guardia davanti che non lo vuole far passare. È impossibile che dopo tutto questo tempo ancora voi vi rifiutate di dirmi che cosa è successo quella notte. Io so che qualcosa è andato storto e so di non essere stato io a infangare il nome del buon re. E voi mi avete gettato fuori alla pioggia come il peggiore dei criminali. E ancora vi rifiutate di farmi accedere alla sacra cattedrale di Andraste? E tira fuori una fiaschetta e beve un goccetto. Sir. No, lasciami finire di parlare. Qua l'unico che ha mai fatto qualche cosa per me è stato... Coso, come si chiamava? Quello basso, un po' peloso, con la barba, capelli rossi... Dalla folla che viene dietro. Il porco! No, non era quello il nome. Era più una roba tipo... La scrofa! Vorgul o qualcosa del genere. Una di quelle cose da nano, ecco. O qualcosa del genere. Senta, per piacere. Si allontani, c'è gente che deve entrare. Che deve pregare. Esatto, io devo entrare. Devo parlare con la divina. Sapere che cosa è successo. Se c'è qualcuno che lo può sapere, è sicuramente lei. Non certo questi bambacioni qua fuori. Le due guardie si guardano. È un... mio caro anziano. Stavo rischiando il cinese. La ringraziamo intanto per i suoi servigi. Per la fedeltà ad andare. Per i suoi servigi al suo paese. E ci mancherebbe. Ma... Lei non tanto, però. Come sai, ci sono delle regole. Lei non può entrare così senza essere annunciato. E voglio che vada a finire male per Rufus in questo momento. Lei non può entrare così senza avvisare. Deve prendere un appuntamento, passare per i canali giusti e poi forse, magari sobrio... Do un colpo di gomito e magari rimettere assieme qualche pezzo d'armatura, né? Che è così conciato porta... Non è più un templare. La mia armatura è caduta in disgrazia. Allora non la mia armatura è perfetta! Basta dare qualche martellata e tirare fuori delle botte, però eccone, va benissimo. Una in testa. Lo spostiamo. Sì, ci avviciniamo per prenderlo sotto braccio. Una delle guardie lo prende sotto il braccio destro, una si sotto il sinistro. Si agita un po', cerca di liberarsi e di andare verso la porta. Scivola nel fango che lo tengono un attimo porta. Su, poi si guardano e lo lanciano nella pozza di fango. Pagherete anche questo. Voi non siete dei templari. Siete solo dei bambacioni che non sanno nemmeno cosa stanno cercando. E intanto vengono qui gli elfi. Vengono qui gli elfi e quelli Dalish e ci portano via quel poco che ne rimane di questa città. Intanto si allontana. Ha abbandonato anche lo scudo perché non lo trova più da ubriaco. E la scena si chiude secondo me con
un qualcosa di appiccicoso e molliccio che gli si spiaccica sulla testa, e la voce del bambino che fa: vecchio imbecille! E corre in un vicolo mentre un pomodoro ti è arrivato in testa. E questo dado lo darò a Roberto. In realtà, in questo momento sei avvantaggiato. Vediamo dopo. Io decido invece di stabilire la scena. La scena è Rufus si è diretto dalla bottega di questo stregone, perché la magia ha causato questo, la magia, visto che andrà se ne fa, e lui, il laboratorio dello stregone è completamente sotto sopra, tutto sparso in giro, e al centro c'è lo stregone che sta ribaltando casse, spaccando ampolle per terra, mentre guarda in giro cercando freneticamente qualcosa. Teoricamente, si dice lo scopo della cosa, per vedere se scegliete, è... vuole... sa di avere delle informazioni che non trova più. Ok. Era qui da qualche parte. Era qui. Permesso. Siamo chiusi! La porta è sfondata. La porta, non ho controllato dietro la porta. La porta. Corro verso la porta. E la porta è per terra. Alzo un po' la porta e inizio a cercare sotto. Forse qua gli occhi sono completamente pieni di occhiaie. Ragazzo, mi spiace dirtelo, ma da come è stata messa sotto sopra la tua bottega, sono stati i templari. Non è possibile, non possono sapere che era qui, non potevano sapere che era qui. Ma dopo tutto non hanno trovato niente, giusto? È vero? No, non hanno proprio trovato niente. Non hanno trovato niente. Forse... No, so, perché qualcuno potrebbe dirmelo se hanno trovato qualcosa. Diciamo perché... che adesso lo scopo è che non abbiano trovato niente. Perché io, e abbassa un po' la voce, cercavo qualche cosa che mi aiutasse a capire che cosa è successo un po' di tempo fa. Tipo... passato. Una sfera... Quell'armatura? Di... Dove l'hai rubata? Non l'ho rubata. È mia. Se... Mi prende per un braccio, lo guarda con gli occhi disperati, fa... Sei un templare? Lasciami! Sei un templare? L'unico rimasto a quanto pare. Posso aiutarti? Posso dirti? Io sono bravissimo a vedere quello che è successo. È una delle peculiarità, per quello vengono tutti da me. E ti scatarra addosso del sangue, perché la mancanza di lirium dopo anni e anni lo sta portando a una lenta morte. Si pulisce e continua a guardare gli occhi. Tu mi puoi aiutare a entrare nel tempio? Se fosse così facile entrare nel tempio, sarei già entrato anch'io. Tu mi aiuterai ad entrare nel tempio. Tu mi aiuterai ad entrare nel tempio e a recuperare quello che mi hanno preso, se me l'hanno preso. Io cercherò. Io ho bisogno di sapere che cos'è successo. Io posso aiutarti. Sei sicuro? Sì, al 100%. A meno che non sia successo più di 1000 anni fa. Va bene. Penso di poter creare un diversivo. Domani mattina. Se hai una bottiglia d'alcol farò anche meglio. Devo sentire un po' di gente, devo contattare qualcuno. Della birra! Devi contattare sì, qualcuno. Prendi pure, c'è qualcosa lì se non è tutto rotto. Ok. Posso contattare qualcuno, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Tu chiami? Rufus. Rufus? E in quel momento, aspetta, la scena si chiude con Richard che arriva sulla soglia, che stava portando il pacchetto per Regar. Oh mio Dio. Rufus! Sei... è lei! Cash. E cade una bottiglia di vino. Io il mio dado lo do. Quello del successo. Dalla Rufus. Richard. Possiamo anche continuare. Questa, notate, poi se vedrete i giochi di Claudio, perché Claudio è infido come i Ravnos a qualsiasi gioco. Lui ti ha convinto a scegliere il dado positivo perché sapeva che tanto l'avrei dovuto dare a qualcun altro. Ho visto l'occhio calcolatore. Non l'ha fatto perché tu non l'hai pensata sta cosa. Lui l'ha calcolato, si è visto il calcolo nell'occhio che ha fatto. Probabilmente si vede nella GoPro. Dio. È una brutta persona, anche se è il tuo compleanno. Tra l'altro credo che questa puntata la dovremmo mettere vietata ai minori. Stiamo bevendo, fumando. Ma sigarette. Non si vede, ah sì. Sì, non ma non si vede. Vabbè, su YouTube ci sono problemi con l'alcol e il fumo. Boh, su iTunes c'è problema, no? Su iTunes non si vede.
non c'è explicit. Comunque, Matteo. Allora, la scena... La vuoi risolvere o stabilire? Stabiliamo, again. Voi vi eravate incontrati... Non vuoi risolvere la scena che stavamo appena finendo? Sì, va bene, dai, ok. Ah, possono essere anche collegate? Sì. La scena senso, continua, sì. Però... No, anzi, risolvila qualche ora dopo. È quello che stavo facendo. Ok. Stavo dicendo, siete incontrati il pomeriggio dopo che la mattina Rufus si era schiantato contro i Templari. Quindi scena è ancora laboratorio sotto sopra. È ancora laboratorio sotto sopra, però sono passate un po' di ore e abbiamo liberato il tavolo e stiamo per fare un piano alla voce anziana. Pianificare, esatto. E stiamo cominciando un attimino a pianificare con Rufus che ormai è al decimo bicchiere. Ma non, ma non si sa di cosa, probabilmente esatto. Non è alcol, è lirium, sta tornando in sé. E intanto io ti ho portato... Ma non dobbiamo, all'inizio del primo atto, scusa, non si segna come teoricamente è andata quella scena? Perché noi alcune le abbiamo lasciate un po' aperte, tipo quella, non lo so, se adesso facessi la scena di raccogliere pozioni per far saltare in aria il tempio, e tu la risolvi che va male, io l'ho dato a qualcun altro, sì. Poi nel secondo atto... Non incide. Non devo ricordare, non vuol dire che non incide il fatto che mi sia andata male quella scena? Sì, però a meno che non siamo dei pesce rossi che si sono dimenticati che le pozioni ti sono esplose in mano. Ah ok, però non si risolve subito che va male, si può risolvere anche più avanti. No, si risolve che va male, ha delle conseguenze, il fatto che sia andata bene o male. Ah, ma si risolve già nel primo atto, sì. Le conseguenze di queste, ok. Cioè, ad esempio lui è andata male. Quindi a te è andata male raccogliere, racimolare quello che cercavi. No, a lui è andata male perché adesso è in debito con te. Ah, si okay, sta fidando di te. Ok. E siamo lì, in realtà siamo lì tutti e tre. Quindi... Questo mi sembra il piano migliore. Pareri? Dubbi? Perplessità? Per come conosco io i Templari, questo piano non funzionerà. Ecco, è tornato Rufus! Avevo solo bisogno di un piccolo aiuto e fa ting ting sulla bottiglia. Ma ne altre. La bottiglia di alcol mischiata all'lirium. È l'unico modo che ho per portarla in giro. Sì, è una cosa altamente illegale, lo sai. Legale, illegale, dipende. Beh, dal regno. Non importa, dobbiamo decidere cosa fare. Il tempo è breve, perché dopo domani torna la divina. Quindi la sicurezza sarà... quel tempio sarà completamente inespugnabile. Dici che giorni prima in realtà saranno... Se ci vestissimo da templare? No, non è i giorni prima. L'unica occasione che abbiamo di fare questo è domani. Ci vestiamo perché dopo domani ci sarà... Tu che dici? Ci sarà... Verrà perquisito ogni singolo pertugio di quel... Non passereste per templari nemmeno all'occhio meno attento di tutta Denerim. Dici che è per via delle scarpe? Posso cambiare anche quella? Dico che è per via dell'atteggiamento. Non avete la spina dorsale per essere dei templari. Ci vuole un certo portamento. Quindi se noi non possiamo passare per templari dobbiamo trovare un altro modo di entrare. Ma io posso passare per templari. Ma te non ti faranno entrare. Hai un rasoio? Sì. Prende il rasoio, bacinella d'acqua, inizia a... Sono sempre chiesto come riescano a tagliarsi la barba con un coltello. Dammi l'armatura, ho capito cosa vuoi fare. Sì, vabbè. L'armatura, ti consegna l'armatura. Sul tavolo, se recitare lievi incantesimi. Si taglia una mano, mette un po' di sangue sull'armatura, continua a recitare l'incantesimo e piano piano si inizia a riparare. Ma non è che potremmo aprire un'agenzia di riparazioni? Vedi che è un po' smorto dopo aver fatto questa cosa. No. Ci sono anche parecchio, eh? No! Ah, sei Ariete! Con i polsi tagliati, esatto, sull'armatura. Ma Ariete è un mago del sangue. Con i polsi tagliati. Mariette è intelligente e utilizza il sangue degli altri. Esatto, come i migliori maghi del sangue. Ci sono i migliori maghi del sangue, chiaro. Devi essere però master in magia del sangue. Per lo fare. Richard, giusto? Sì. Ho un compito per te. Ah, tutto quel che chiedi. Dovresti andare alla Gilda dei Mercanti, farti consegnare i documenti. Probabilmente ancora si ricorderà di me, mi deve un favore. Orvul? Sì. Digli che Rufus ha necessità di far entrare qualche cosa nel tempio. Ok. Ti consegnerà dei documenti. Sai che è una frase che si utilizza spesso in taverna, però vabbè, spero non sia la stessa cosa. No, non vado nelle taverne. Stamattina avrei detto il contrario, ma... Devi risolvere la scena intanto. Per me le cose così vanno bene.
Ok, quindi io direi che mentre lui ti dice devi portare qualcosa dentro, cioè, e io so cosa devi portare, prendo una cosa dietro, 3 grimaldelli, 4 lucchetti, te la fai in una gabbia, si sentono dei versi uscire dalla gabbia, dovrei portare dentro questo, e finisce la scena. Perché posso cambiare il dado? No, perché? Riesci a portarlo dentro tranquillamente, devo decidere cos'è poi. Che non mi veniva in mente alcuni mostri particolari di... È che in Dragon Age in realtà ci sono pochissimi mostri. Quello prendo. A chi va? Chi vuoi devi tu? Dirlo tu. Ah, io? Eh sì, noi ti abbiamo dato il dado, tu decidi a chi darlo sostanzialmente. Avendolo dato a Roberto, in realtà lo stai mettendo nella in difficoltà. Sì. Quando poi si ritirano. È sì. Per il tilt. È per il tilt. Sono ma c'è tilt. Un tilt a testa, quindi, no? No. C'è un tilt per quello che fa il tiro più alto e il tiro più basso. Ah, ok. Lui in questo momento è 0, quindi sicuramente non tira. Non datemi dadi, non datemi dadi. Io a questo punto stabilisco un'altra scena. In realtà... Non devono uscire tutti gli elementi già nel primo atto, no? No, non necessariamente. Alcuni elementi potrebbero anche non uscire del tutto. Ok. Perché secondo me il flashback o quello che è ci sta nel secondo atto. Se ti faccio veramente vedere cosa è successo. La scena coinvolge Rufus e Richard. Rufus si è lavato, rasato, l'armatura è stata riparata da Rhaegar. È tornato ad essere quasi come le migliori illustrazioni di quando faceva i pali. Esatto. E Richard, intanto... è andato a recuperare i documenti che Rufus gli aveva detto da Olvus e con quei documenti sono in grado di arrivare davanti alle porte della cattedrale di Denerim. I documenti sono dei documenti falsi per Rufus e Rufus in questo momento non è Rufus ma è Argul il campione di Varroyo. Non ti dico come ho scritto Varroyo. Voglio saperlo. È meglio che io non lo sappia. Si trovano davanti alle porte della cattedrale con un dono per la divina, che è quell'animale che al momento è ancora nascosto da un telo. E quando gli metti il telo non fai versi. Come i canarini che si addormentano perché pensano che sia notte. Che animali scemi. Si presentano davanti alla porta della cattedrale e le due guardie, ovviamente. Salve. Salve. Il mio nome è Argul, consegna i documenti. Siamo qui per richiedere la visita alla divina. Abbiamo un dono per lei da Varroyo. Un dono per la divina? Passa il foglio a quello di fianco. E di cosa si tratta? Un animale molto raro. Purtroppo non possiamo mostrarvelo troppo perché sono molto sensibili alla luce, vengono dalle vie profonde. Potete aprire? Dovremmo essere al buio per farlo. O perlomeno non alla luce diretta del sole. Si girano, si guardano un attimo. Penso che immagino il vostro scopo qui sia cercare di entrare. Assolutamente sì. Dobbiamo scegliere io e te. Aspetta. Secondo me possiamo mettere un po' di pepe. È evidentemente un sarchiapone, dicono. Sarchiapone? Sì, si può mettere il pepe. O far entrare per poi fare il casino dopo. Sì, casino dopo. È un... Ah, ma... Ti diamo un dado, riuscite. Lucas. Sei Lucas. Ma non ci vedendo i tempi delle scuole. Ti stai sbagliando con qualcun altro. Il mio nome è Marcus. Si gira verso l'altro e fa... Allontanati un secondo. Confabulano 2 minuti. Poi si giro. Prego... Cosa c'è scritto sul foglio? Sì, sui documenti di Lord Argul. Lord Argul, benvenuto al Tempio di Andraste. Prego. Le stalle sono dentro, sulla destra, appena fuori dall'edificio principale. Ma Argul, mentre entriamo, come fai a... Io la parte intanto sentite le guardie che fanno... Passo buio il più vicino, dovevamo portare qualcosa nel Tempio. Sembrava tutto a posto. Ma come fai a farti ascoltare? Ogni volta che provo a parlare la gente non mi caga. E lasciando francese. È l'Irium.
Mirio, mi dici? Fantastico accento di... Devo cominciare più spesso con voi templari dentro all'Irio, mi sa. Può essere un mercato interessante, anche per... Ah, non c'è più bisogno che io faccia l'accento. No. Clunque, si chiudono le porte. E direi che le porte si chiudono. E io devo dare il dado a qualcuno. Mentre si vede, però... No, facciamolo dopo. E lo do a facciamolo dopo. Dopo, ok. Sta a me. Io stabilisco la scena. È l'ultima scena prima della fine del primo atto. Esatto. Eh? È possibile che non ci sia nessuno nella scena, giusto? È possibile che non ci sia nessuno nella scena. Ho un po' paura, sì. Anch'io. La scena è... A cena. Stalle del Tempio di Andraste. Ok. Secondo me. Sì. Stalle del Tempio di Andraste. Lo stalliere e il conestabile, chi deve controllare un attimo di solito quei soldi o l'organizzazione, che si avvicinano alla gabbia, dove c'è il telo, però si è parzialmente scostato, e all'interno c'è, vediamo insieme la creatura, io dico solo che c'è una creatura che si è presa come trinket un grosso medaglione di Lirium rosso, che è la reliquia che ha perso il Warlock. E difatti questo animale ha anche delle venuzze rosse che gli attraversano tutto il corpo. E la scena inizia con lo stalliere che guarda le cose e fa: cosa diavolo c'è là dentro? È un gatto? Un cane? È una specie di grosso ragno, però con le zampe, tipo le zampe da gatto. Da gatto. Che brutta cos'è! Io non lo tocco con un animale coso. Tipico dei nani. Benedetta Andraste! E comincia a fare... Signore, cosa facciamo? C'è qualcosa là dentro. Allora, tra l'altro, noi dobbiamo decidere se questa scena poi va a finire male per il suo personaggio o no. Esatto. Quindi, io direi che va a finire male per il suo personaggio. Sì. Bisogna chitarlo. Il templare solleva un pochino la copertura, la coperta che c'era sopra, per guardarlo di più. E in quel momento il lirium rosso si sta espandendo mano a mano all'interno dell'animale, che spara una specie di raggio fotonico verso il templare, a cui si illuminano gli occhi di rosso. Che... E al momento pare che non sia successo niente. Signore, si avvicina piano piano, si vede il templare di spalle, con ancora la mano sul telo che guarda su delle cose, lo stalliere si avvicina e la scena rimane a inquadrare da dietro, come dall'ingresso della stalla. Signore, si avvicina tipo a 2 metri. E in quel momento, signore? Rhaegar sente da lontano una perturbazione nella forza. Nella magia del sangue. Nella magia del sangue. Si avvicina, signore, tutto bene? Signore, si avvicina a 1 metro. Signore, è successo qualcosa? Appoggia una mano sulla spalla. È vuoto. E mentre la scena si sovrappone a Rhaegar, che sente qualcosa, ha una faccia che si gira con gli occhi completamente rossi. E fine del primo atto. E questo dado lo diamo a Claudio. Allora, dato che siamo alla fine del primo atto, ci sono da tirare i dadi che abbiamo davanti. Chi fa il numero più alto... con i dadi rossi e il numero più basso... Scusa, guarda, chiaramente il piano era previsto per il giorno dopo. Sì. Sì, è ancora lo stesso giorno. Quello che c'era dentro è tipo un ragno che è in grado di diventare invisibile e quando morde la gente il suo veleno le addormenta. E così lui pensava che scorazzandolo dentro, perché era la gabbia poi era stata progettata per aprirsi dopo un po'. Ci sono, aveva calcolato l'irio rosso. Ci sono da tirare i dadi che abbiamo ottenuto in questo primo atto. Io ad esempio ho un 3 positivo. Tu hai, perché hai perché tirato 5 meno 2. Un 5 e un 2. Si sottrae il numero più basso dal numero più alto. 5 meno 2, sì. E si vede il colore. Esatto. Quindi lui in questo momento, avendo fatto un 5 positivo e un 2 negativo, lui ha un 3 positivo. Esatto. E lui ha fatto un 3 positivo. Io... Hai fatto un 9 negativo. Io ho fatto un 9 negativo. Mica male. Che buono in realtà. No, non sono nel tilt. Mi sa che ho fatto il più basso però. Adesso un 9 negativo. Io più sotto non posso e io ho fatto un 2 positivo. Quindi io e te decidiamo. Tu hai fatto? Il,
3 positivo. Io ho fatto un 9 negativo. Esatto. Allora, il... Ce l'hai, me lo passi? C'è anche l'altro di Filt. E c'è solo uno. Ah, ok. Adesso lo mettiamo qua in mezzo. Quello che ha fatto... Dobbiamo usare dei dadi? Questi 6 dadi che sono rimasti qua dentro. Ok. Che sono quelli che, rimasti dal primo atto. Questi, e questi ormai... li tirano tutti? No. E per il secondo quali si assegnano? Questi 6. Che adesso usiamo proprio per fare il Tilt. Sì, come prima li abbiamo usati. Ah, poi si rimettono dentro. Cose, okay, si rimettono okay. dentro. Noi due dobbiamo comprare ognuno 2. Ok, ma quel numero dei dadi? Cosa? Era per quelli che avevamo ritirato poi dentro? O li avevamo rimessi precisi come erano? È indifferente, vanno tirati adesso. Ah, vanno tirati, ok. Allora, io e te dobbiamo scegliere. Ah, perché il Tilt riguarda tutti, no? Il Tilt riguarda tutti e vanno scelti 2 Tilt. Quindi scegli tu testa. Tipo una macro e una micro dell'altro. E io scelgo la micro del tuo e la dell'altro, ok. Ad esempio, con questo 1 possiamo comprare Mayhem, il casino. Direi che ci sta. E l'unica cosa che ci manca lì in teoria è un 2 e un 6. Quindi Frantic Chase o Misdirected Passion, va bene. In realtà qua c'è un 3, un 4 e un 5. Manca il 6 e il 2. Ah, in quel senso manca, sì. E l'1, ok. 3! A Dangerous Animal. A Dangerous gets Animal loose. Gets loose. Ottimo. Un animale pericoloso. Allora, la gabbia non era progettata per aprirsi, l'avremmo aperta noi la mattina, perché era, è più o meno addomesticato, e l'avremmo mandato. E invece è ovviamente successo. Libero! È successo subito. Ok. Poi io scelgo... Hai un 3, un 4 e un 5. Innocenza, colpa o paranoia? No, non posso scegliere 6. Paranoia. Io l'ho scelto... Si può barare qui? Si può barare sempre se ha senso. Io l'ho lasciato. Però anche paranoia potrebbe esserci qualche cosa di interessante. Oppure la colpa. The thing that you stole has been stolen. La però colpa. In failure a good plan comes unraveled, perché? Pensavi che fosse stato sistemato, ma in realtà non lo era. La paura. Vabbè, allora iniziamo così, iniziamo con Guilt. Ok. Beh, anche tu puoi dire, Manto. Sì, sì, no, ma sto seguendo. Perché in Guilt ci sono, qualcuno ha sviluppato una coscienza e vuole... Ok. Wants to come clean. L'avarizia porta all'uccisione. Esatto, e qualcuno entra nel panico. Qualcuno entra nel panico. Va sempre bene. È easy, sì. Quindi, in questo momento, quello che sta succedendo è che qualcuno è entrato nel panico, non sappiamo ancora chi o perché, e lo possiamo usare quando vogliamo. E? Un animale pericoloso. Però non lo so, l'animale pericoloso, perché l'animale pericoloso già l'avevamo dato per scontato. Sì, infatti potresti mettere qualcosa. Scegliamone un altro. E in Mayhem c'è l'autodistruzione. Rampage. An out of control, sì. O Cold-Blooded Scorsetling. Perché Rufus scopre cosa è successo. Quello può essere molto interessante. Quindi... vediamo un secondo giusto gli altri. Può esserci, se no... Innocente... Innocenza no, non mi pare che c'entri. Secondo me questo è perfetto. Danni collaterali. Ma di cosa? Una bestia potenziata del linio rosso che scorrazza in giro. Ma anche lì ammazza la divina. Allora possiamo lasciare un animale fuori controllo, se è quello. Giusto. Possiamo anche lasciare un animale fuori controllo, perché altrimenti l'animale non va in realtà fuori controllo, necessariamente. Beh, a me mi era andata male. Sì. Ma potrebbe essere che sia spenta la reliquia, può essere qualunque cosa. Ok, dai, va bene, animale fuori controllo. E l'avevamo proprio messo un animale, quindi. Fuori controllo. Manto. E l'altro era? Qualcuno entra nel panico. Sì. Sta a te la prima scena del secondo atto. Prima di questo, però, dove pensiamo che vada a parare questa scena? Questo atto. Allora, io dico in generale, secondo me, senza arrivare al finale, perché quello poi si vede bene così, ma in base Rufus scopre cosa è successo. O magari non lo scopre, perché gli va male e quindi scopre un'altra cosa. Però... secondo me ci vuole una scena con il rituale.
ci vuole una scena con il rituale e per me c'è la fase in cui scopre sì cosa è successo. Potremmo anche finire il piano del secondo atto, nel bene o nel male. Ma la parte della scoperta è... può vedere il nostro coinvolgimento. Quello si vede come noi non scene. Ma ad esempio, come idea? Quello vediamo come va. Comunque, secondo me, la scena va a parare che c'è il piano. Vediamo come va. Cioè, lo scopo è... il mio è quello di entrare a cercare se i templari mi hanno fottuto la reliquia. Che è vero. No, gliel'hai consegnato. Esatto, tu. Ma è vero in realtà. Tu vorrai fare il lavoro tranquilla, veloce, facile e uscirtene. Cioè, diciamo, il tuo scopo ultimo. Sì. E il tuo sia quello... No, beh, di base c'è adesso c'è dare una mano a Rufus perché è il mio idolo. Perché è il tuo idolo. E di cavartela. Sì. Tu? Ma secondo me la cosa importante è che... cioè, quello che spero io è che adesso i Templari si scopra che non è la prima volta che incasinano le cose così. Cioè, questo sarà solo... il cuore rivelatore di altri problemi ma ci sono ma stati nel best passato. Case scenario, come ti immagini Rufus nella spiaggia a sorseggiare Martini dopo che ha fatto cosa? No, che non mi immagino che sia a sorseggiare Martini, perché mi immagino che da solo si prenda la briga di ripulire la città dai finti Templari corrotti. Quindi che è una posizione di potere casino. Perché i Templari vedono finalmente, quelli bravi vedono finalmente che hanno bisogno di lui o qualcosa del genere. Vai, e mando. Se non ne sono rimasti li ucciderà tutti o morirà tentando di farlo. Incurante del fatto che gli rimangono pochi anni di vita. Sì, ecco. E quindi non è che potrà pulire più di tanto, però. Anche qui è scene risolte, non... L'atto 2 funziona uguale all'atto 1, se non che quando ti viene affibbiato un dado te lo tieni. Continua a dire affidato, mi avete attaccato la dislessia. Perché cosa stai facendo? Ah, se questi qua rimangono? Certo, sono quelli per il finale. Ah, okay. Ci sono questi altri 6 dadi da dare. Va bene. Allora, scena. Qui il va male si risolve quasi subito, no? Sì. A differenza del primo, che può essere una cosa più o meno. Siamo ormai dentro e stiamo. Non ci stanno filando più di tanto, grazie a te, che riesci a passare per Templare decisamente. Sono e dobbiamo far entrare Rancorino lì. Regal. Dobbiamo riuscire a far entrare Regal. Sia un personaggio di League of Legends che Regal Targaryen. Giusto. Dobbiamo far entrare Targaryen. No, scusa, è Rengar quello di League of Legends. Regal è quello di Heroes of the Storm, che è lo sciamano. Mi è confuso. Parole, nessuno di noi a tavola ha compreso. Allora, dobbiamo farlo entrare, avevamo deciso dal piano che lui lo tiravamo dentro dopo aver depositato l'animale nelle stalle, passando per le cucine. Ma il giorno dopo è il piano? Alla mattina. Noi ci dobbiamo imboscare e ti facciamo entrare già il giorno dopo. Ah, vabbè, però secondo me lui può entrare tranquillamente ormai adesso. Quindi potete anche esserne usciti e la mattina dopo tornare. Come vuoi, è mattina. Non lo so, no, cos'è più coerente? Ha più senso che Argul lo facciano entrare. Mm. Va bene. E lui deve trovare un modo per far entrare noi due. O anche te entri normale perché sei con lui. Boh, vedi tu. Vai, sei la tua scena. Quindi... ok, dalla porta sul retro, noi due stiamo aspettando fuori e lui si apre per entrare. Va benissimo così. Perfetto. E il contesto è che comunque tu nel momento in cui sei entrato nel tempio, stavolta non ti hanno neanche chiesto i documenti perché sono un pochino incasinati a dar la caccia a qualcosa. Che non hai capito che cosa. Quindi, in realtà posso dire, vai. Secondo me non stanno cercando niente. Sta andando la caccia a qualcosa, non è che stiamo cercando. Ma uno dei responsabili è un templare cattivo ora. Posso aggiungere la mia? Mm-hmm. Secondo me noi ci eravamo dati appuntamento fuori a una certa ora. E voi siete fuori da ormai un quarto d'ora, 20 minuti. Da dentro ogni tanto sentite provenire dei rumori che non capite. Okay. E non sapete che cosa sta succedendo dentro. Vabbè. Io non mi sono presentato all'orario in cui vi avevo detto che ci sarei stato, ma può essere perché mi sono ubriacato o perché è successo qualche cosa. Perché non si sbriga? Non lo so, giuro, io la bottiglia di Lirio gliel'avevo data. Se tu che lo conosci bene. Beh, lo conosco come ogni degno suddito del regno dovrebbe conoscere i propri eroi. Sì, eroi. Sempre in ritardo questi eroi.
Ci sono, io devo, ho delle cose da fare lì dentro, devo trovare quello che mi è stato preso. Vabbè, ma proviamo a bussare a questo punto. Ne va, so. Ne va del tuo, abbiamo già bussato 10 minuti fa. Hai provato a girare la maniglia? Prova a girare la maniglia ed sì, è chiusa. È chiusa. Ok, no, provate a tirare. Dobbiamo entrare là dentro, con o senza Rufus. Prova a spostarti un secondo. Clic, clic, prova a rameggiarci. Clic, 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 clic. Clac! Si è aperta! Si è aperta! Aspettate, qua c'è un punto importante da fare prima di entrare. Ti sta andando bene la scena, non vuol dire che tu sia riuscito ad entrare. No, okay. Esatto. Dipende da che cosa c'è dentro, ok? Secondo me la scena ti potrebbe andare meglio se arriva Rufus. Io ho detto si è aperta, non ho detto l'ho aperta. Ok. Quindi? Si è aperta. La porta si apre. Può anche essere breve la scena comunque, no? Sì, sì, può anche essere brevissima. Quindi la scena si è aperta. La scena. La scena si è aperta. La scena si è aperta. Smarmelliamo. La porta si è aperta. La porta si è aperta. In giro verso il tagino. Visto che bravo? Esce correndo fuori dalla porta Rufus, che si richiude la porta subito dietro. Ma no, l'ho appena aperta! Barrandola con la spada, infilandola per incastrare la serratura. Quella probabilmente ci servirà. No. Sicuramente no. Vedete che è ricoperto di sangue per metà. Ma cosa diavolo può essere successo? E la scena finisce con... contro la porta che si incrina e si ammacca e la spada si piega. Claudio, perché c'è un animale fuori controllo. Claudio. E poi che stavolta è diventato grosso. Claudio vuole risolvere una scena. O meglio, Rufus vuole risolvere una scena. Che cosa vorrebbe ottenere sempre lui? No, lui vuole fare quella cosa lì, no? Lui vuole in questo momento vuole capire che cosa è andato male nel piano e che cos'è quella cosa dentro che sta uccidendo i Templari. Ok. Quindi scena è Rufus si è appoggiato con le spalle alla porta che inizia a cedere. Dopo un attimo si ferma, silenzio di tomba e non si vede nessuno fuori in giro. Fuori dalla cattedrale non c'è nessuno, perché è mattino presto. Ma prima dell'alba. Cioè non si sente nessun rumore proveniente da dietro, in questo momento l'unica cosa che si sente è... Si percepisce il nervosismo del mago e si sente Rufus che fa... Questo è il setup. Cosa diavolo mi hai fatto portare dentro? Un tiro fuori una fiaschetta. È alcol. Anche. È attaccata. No, mi serve qualcosa di più forte. Lancia l'Lirium. Lirium. Ce la faccio. Lancia l'Lirium contro la parete. Ho bisogno di qualcosa di più forte. Qualche cos'altro. Del whisky. Della birra. Vino delle offerte. No. Non è abbastanza forte. Passo della polverina rossa. Ma non si beve questa cosa. No! Che diavolo è successo? Perché sei entrato da dentro? Dovevamo incontrarci fuori. Se il piano non viene fatto accuratamente, non potrà mai finire come abbiamo progettato. E tu vuoi morire, giovane? Arriva un altro colpo alla porta. Che cazzo! Perché se io mi sposto da qua moriremo tutti, probabilmente. Quindi trovami qualcosa da bere alla svelta. Intanto si gira per schiacciare meglio la porta. E muoviti! Io comincerò a manare il mio zaino. Questo è whisky antico. Io non ho pagato per questo. Ma devo entrare. Yeah. Guarda in alto. E inizia a arrampicarsi di fianco per poter entrare dalla finestra del piano di sopra. Forse ti potrebbe servire questo. Rampino. Saliamo sopra. Cosa ci sono? Templari impazziti? Un tizio? A me va a finire bene. Salite sopra e nel mentre che state... Che stai? Perché non so se Richard stia scalando con te. No, io ho tirato solo il rampino e sto accanto a Rufus. No, secondo me la finestra è chiusa, quindi scende. Rufus, dobbiamo entrare, cosa diavolo sta succedendo là dentro? Stai indietro. Vedi, si sposta un attimo dalla porta e nel momento in cui si sposta dalla porta una colonna di cristallo rosso sfonda la porta. No, cazzo! Salti indietro. Io salto sulla corda col rampino. Lui viene... quasi colpito dalla colonna di cristallo rossa e fa questo sta succedendo. Pff, ma non ho mai portato quella roba lì dentro io. Tu Richard?
E sai che cos'è questa roba? Crack, e spezza un pezzo di lirio rosso. È la stessa cosa che ho visto quando è morto il re. Sprama e spacca un cristallo per terra. Adesso quella per terra fa... Qui il mio talismano! È dentro, allora l'hanno preso i templari, avevi ragione. Ti prende per il colletto, sei stato tu. È quello che mi hanno rubato. Era... No, tu hai messo il dentro. Ti tira una testata. Poi avete portato solo Molly dentro. Ti tira una seconda testata e per il momento sì. Fine della scena. Tan tan tan. Io stabilisco la scena. Ok. Qualche ora dopo, nei sotterranei della cattedrale di Andraste. È un dopo... film dove gli intermezzi non volevamo farli. No. È come Hobbit, sì. Il libro però. Ah, c'è stata tutta la battaglia, ma tu eri svenuto, mi spiace. Esatto. Richard si riprende, Richard Rhaegar si riprende dalle capocciate di Rubus, che comunque era un templare, c'ha la sua forza. Si sveglia che è un unicorno. Si sveglia, e quello che è capitato in parte, poi il resto lo decidiamo insieme, è che siamo riusciti a entrare, siete riusciti a scappare da qualcosa che si intravedeva solo, perché ormai dentro la cattedrale è tutto pieno di cristalli rossi e diventa tipo Luna Park, il labirinto degli specchi, sì. Perché inizia a riflettere, quindi si vedeva solo questa cosa enorme, grossa almeno 3 volte un uomo, quasi più di un orso, che si muove, però si intravedono solo fugaci riflessi. A volte sembra un criceto, a volte un gigante. E l'unico posto che siete riusciti a trovare più o meno safe è lo scantinato sotto, dove i cristalli cercano di andare più verso l'alto, quindi stanno occupando i piani superiori. In più avete visto, Rufus è riuscito a scappare anche da un paio di templari. Sempre in questo labirinto, hanno corso per qualche minuto in questo labirinto di specchi, vedendo queste figure grandi, piccole, con gli occhi rossi, questa cosa mostruosa che si muoveva. E lo scopo di Rhaegar in questo momento è quello di trovare il talismano. Detto chiaro. Il talisman de tu tierra. Ah. Le belle canzoni degli anni 90 che Matteo Mantovanelli ci fa ricordare a Fumble. Un programma con della pessima musica. Il pessimo humor. Ma quello è Manto. Quello è il suo programma, non importa. Rufus è sdraiato per terra di fianco a Rhaegar. L'armatura è di nuovo a pezzi. Ed è di nuovo ubriaco. Mi hai accecato, non vedo più niente, vedo tutto rosso. Non tutto ti rosso. Preoccupare, di sopra è già tutto rosso. Moriremo tutti qua sotto tanto. No, è perfetto. Non posso morire. Dove siamo? Devo guadagnare ancora un sacco di soldi. Sai qual è la cosa migliore? Che morirai con me. Dove siamo? Siamo a un passo dalla morte. Mio caro Rhaegar, posso parte è la morte che vorrei fare un passo indietro. Dov'è il mio talismano? È tutto intorno a noi, al piano di sopra. Tu e quella pietrina rossa mi avete rovinato la... Vita! Ecco cosa volevo dire, la vita. Tieni quest'altra bottiglia. Rhaegar... Inizio a cercare in giro. Rhaegar, scusa, ma hai ucciso tu il re? Il re... Che c'entra il re? Ti stai incolpando? Il cristallo era là. L'ho visto. È stato 10 anni fa, ma l'ho visto. Ha passato le ultime 2 ore a dire è stato lui che ha ucciso il re. No, prima ha cominciato dicendo è lui che ha ucciso il re. Poi è passato è lui che ha ucciso il re. E finito con è lui che... Cioè, non è possibile che è lui che è il cristallo che ha ucciso il re. 10 anni fa hai detto. Ce l'ho da 13 anni. Appunto. Quindi sei stato tu a uccidere il re. No, non ha mai ucciso nessuno quel cristallo, non ha quel potere. Beh, i templari al piano di sopra avranno da ridire sul tuo potere. Mi ha distratto tanto. Non è possibile. Di che re stai parlando? Di che re sto parlando? Di Re Kylan, no? Ah, Re Kylan, ma perché l'hai dovuto uccidere una persona così simpatica? E allora perché l'hai ucciso? Ma non l'ho ucciso! Evidentemente sì. No, era un collezionista, mi ha chiesto di vedere il talismano. Beh sì, beh sì. Un bel dado negativo. Tanta. Chi è?
E che cosa hai fatto col talismano? Gliel'hai dato? Me l'ha chiesto un re! Ma... Dobbiamo fare qualcosa allora. Beh, cos'è cosa c'è di sopra? Cristalli? Cos'altro c'è? Templari, è normale. Templari è normale? Dobbiamo recuperare l'amuleto. Se non vuoi che muoia un altro re. Cioè noi. Ma l'amuleto ce l'aveva la bestia. Tre. Che bestia, Molly, ma è grossa quanto una mia mano. Sarà un effetto degli specchi, ma a me sembrava alta 3 metri. Sai cosa? Sarà un effetto degli specchi. Se non ti ammazza lui, ti ammazzo io. Tipo... Oh oh. E credo che lo farà molto velocemente. Si sente di nuovo... Puff. E la scena finisce con la telecamera che inquadra le gatti, guarda verso l'altro e fa... Molly? Oddio. Tu non stavi panicando, vero? No. Quindi ti manca qualcuno che c'è panica. Ancora qualcuno sì. Che panica. Risolvi o, o setti? Setto. Spacco pietrilla, ammazzo famiglia. E tra l'altro, a differenza della puntata che ho visto, eccetera, noi abbiamo... No, Claudio forse ha risolto qualcosa. Adesso noi andiamo... Tra l'altro, se volete scriverci come voci nella testa, spreaker.com. Ah, non l'avevo letto. Fate un account, c'è la chat. Invece di Twitter non si disperde e rimane come commenti alla puntata quando viene pubblicata. Quindi è molto più intelligente. Fico! Da quel punto di vista sì. Non l'avevo visti. Ciao a tutti quelli su Spreaker! Ma e forza al camper! L'unica cosa che dovrebbero aggiungere è il minutaggio in cui pubblichi rispetto alla puntata. Perché spesso sarebbe carino quando ascolti, mi è capitato di ascoltando Ricciotto, c'erano dei commenti che dovevo stare attentissimo a tutto quello che viene detto nella puntata se citavano il commento per poter ricostruire il senso. Se invece c'è già il minuto. Perché drogarsi come tutti gli altri bambini, no? Ok. Risolvi o setti? Setto. Eccola là. Io sono l'unico che risolve qualcosa. Setta. Sì, ma anche perché io in tutto questo ero partito perché volevo conoscere il passato per aiutare te, quindi chiedendo a lui... E lui dovevo pagarlo, ma siccome è stato lui, io ho già risolto, cioè, dal mio punto di vista. In effetti. Stacco di scena. Porta bella, spessa... Tra l'altro, scusa, una cosa volevo dire, che ci ascolta, scusami, se lo vuole dimentico. È possibile nel secondo, di solito là c'è una regola, quella, sai, il fair play, sì. Che ti dice non ammazzate gli altri personaggi nel primo atto. Ma nel secondo atto un personaggio può morire tranquillamente e soprattutto è molto carino quando capita, non ti voglio che accada perché probabilmente sarei quello più a rischio, ma se accade, perché alla fine quando i dati vengono risolti per fare il montaggio, perché alla fine c'è questo grande montaggio con le scene, è molto più bello per il personaggio perché una cosa positiva può fare che frega praticamente gli altri, perché magari si vede che ne so, prima di morire... È andato da un tizio e fa, se dovesse accadermi qualcosa, rendi questo pubblico, no? E quindi puoi fare tutte le cose. O come così. Spoiler in Superman, Batman v Superman. No, troppo presto. Come spoiler, troppo presto? Spoiler! 2 settimane! No, è troppo presto, Claudio, non si può. Non l'ho ancora visto neanche io. Per questo io, questa settimana che lui era via, appena è partito in streaming me lo son visto, ancora prima di andare al cinema, perché ha detto, quando torna son fottuto. Spoiler, non voglio sapere. E comunque sì, Chris, stiamo giocando a fiasco a Dragon Age. Anyway. Allora, scena. Nel momento in cui è arrivata... Come l'hai chiamata? La bestia? Molly. Ah, scusa, un'altra cosa che volevo dire, visto che vabbè, rimango poco, possibile anche che nelle scene non ci siano tutti i personaggi. Noi siamo un po' abituati al gruppo di vabbè, D&D, siamo in tre, non siamo... Anzi, potrebbe esserci anche un personaggio solo e dei PNG esatto. Che facciamo noi. È arrivata Molly, mi è scattata la molla, e... Oh, il senso dell'umore di Fumble! I 5 hanno sbagliato la Springer. Sì, beh, di Fumble, ce l'abbiamo anche nel profilo di Twitter. C'è anche nelle voci, nel sito. Bastardi. Sono corso via. E c'era una bellissima porta. Ce ne siamo accorti? Sì. Avete cercato di seguirmi, ma io ho chiuso dietro di me una porta con la sbarra. E sono le porte dello step primo della prigione.
mi chiudo dentro, da qui io non esco, da qui io non esco, voi fate quello che volete, tanto sono cazzi vostri, mi spiace Rufus, è stato bello conoscerti, mi puoi autografare questa per favore intanto? Quindi presumiamo che qualcuno stia entrando nel panico. E chissà chi, perché chissà in questo chi. Momento Rhaegar si gira verso Rufus, tu ce l'hai con me, vero? Mi pare di ricordare qualcosa di quello. Prova sì, lo vuoi morto! Prova a spingere la porta, appena sento che lo vuoi morto. Faccio, ho qualcosa che ci può aiutare. Lancio un incantesimo e sparisco. Alla fine ce l'ho fatta! L'ho distrutto! Il nemico è morto! Mi sono tornato nel mio laboratorio. Il nemico è morto! Ah! Anzi no, che laboratorio? Mi sono teletrasportato al piano di sopra, devo cercare la reliquia. Infatti, dove cazzo vai? Richard! Rufus! Il tuo scopo qual è, scusa, qui? Il mio scopo qui? In generale? Rimanere al sicuro qua dentro. Sì. Affrontalo! Affrontalo come affrontavi i mostri! Il nemico è già morto. L'unico che contava. Apri questa porta! Col cazzo! Non farmi venire da te! Allora non devo aprire! Come no? Hai detto che non devo farti venire da me! Non ho capito, puoi ripetere per favore? Non devo farti venire qui da me! Fammi venire lì! Apri questa porta! Deciditi! Tum! Tum, tum. E per te va a finire bene. Va a finire bene. Quindi riesci a stare al sicuro lì dentro. Decidi tu. Ah, in teoria sì. Però la tua scena va bene. La scena finisce con Rufus che sente l'ultimo passo, si gira. E tu che cazzo vuoi? E tu che cazzo vuoi? Orso gigante! Teddy Bear. Claudio, noi siamo rimasti solo due dati negativi, quindi puoi scegliere adesso solo di flavor, se risolvere o settare. Adesso dobbiamo anche decidere se usare una regola opzionale. Ah no, non è opzionale quella dell'ultimo è wild. No, la regola opzionale è che non è wild. Ah ok, no, l'ultimo è wild. Ok, quindi può essere qualunque cosa. Sì. Quindi abbiamo un dado negativo e un dado che ci pare. Esatto, ah, puoi prenderlo chiunque, non è solo l'ultima persona che lo prende. L'ultima persona che lo prende... Però già adesso è wild. No, solo l'ultimo. Quindi solo io? Sì. Ok. Allora secondo me possiamo anche fare che non c'è. Per me è indifferente. Quindi va male. Sì, sono rimasti due male. Usiamo, abbiamo barato due volte. Pareggiamo qua adesso. Non abbiamo barato. Sono regole opzionali. Esatto. No, no, non sono neanche opzionali. Sono regole. Regola. Comunque, per una volta setterò la scena. E noi sappiamo già come ti andrà. Per forza. E poi la sentirò anch'io perché sappiamo come va. No. La scena è qualche minuto dopo che hai sentito dire e tu che cazzo vuoi? Hai sentito smettere di sentire rumori, cioè hanno smesso i rumori dall'altro lato della porta e dopo una decina di minuti hai sentito bussare alla porta e Rhaegar ti dice, credo che abbiamo risolto. Ah sì? Sì. Quello che c'è dall'altra parte, per Rhaegar, è una scena abbastanza raccapricciante, perché Rufus ha deciso di lanciarsi contro a Molly. Molly? A mani nude. Tipo ed è schiaffi. No, ed è però rimasto sopraffatto quando Molly... ha usufruito troppo del potere del talismano ed è esplosa in una specie di nube di cristallo, cristallizzandosi completamente lei e cristallizzando anche Rufus. Che chissà come va a finire poi. Ma quindi tu stai settando la scena, quindi va male per Rufus? Sì. Che però non è la cristallizzazione. Può essere ancora peggio. Ok. Beh, qual era lo scopo di Rufus in questa scena? Lo scopo di Rufus era ottenere vendetta su di te. Ok, quindi in questa scena rimarrà lo stesso, in teoria. Sì. Sì? Chi è? Tutto a posto. Dove? Il mostro se n'è andato. Ci sono i templari, sono stato al piano di sopra, ci sono i templari che andavano in giro e si ammazzavano uno con l'altro. Ah. Alcuni altri si infilavano roba direttamente in bocca, tipo cristalli e cose, frammenti, polvere. Sono tecniche migliori, però va bene. Apri? No? Chi vabbè, sei? Sono Rhaegar. Ah, ok, bastava dirlo. Ci si presenta prima. Apro. È un deficiente. Senti,
Fai una cosa, e poi siamo a posto per tutto. Ah sì? Per tutto. No, anzi, ti lascio anche il laboratorio. Era un po' rotto l'ultima volta, però. Tu vai però di sopra, al primo piano. E cerchi dappertutto un gioiello di queste dimensioni. Sì. Con un cristallo rosso al centro. Ok. Ma una specie di drago. Va bene. Tipo l'arcidemone. Non ho presente, però ok. Vabbè, tu vai cercando di sopra. Io lo cerco qua, guardo se ce l'aveva ancora Molly. Va bene. Alla fine ci è andata bene, no? Sì, guarda quanti cristalli rossi. Sai quanti soldi ci faccio? E per te è andata male, giusto? Sì. Glielo chiedi davvero a Rufus? No, no, era riservato perché se era andata bene. Se fosse andata bene, poteva scristallizzarci quando eravamo io e lui da soli. Però, invece, quello che succede è che la scena ce la facciamo finire, diciamo. Tanto è la sua, in teoria. Ma Rufus in realtà è ancora cosciente. Ah, ok. Allora, oh, Rufus, un po' mi spiace. A me per niente. Perché quella cosa lì era una balla clamorosa. Sì. Certo che l'ho ammazzato io. Ah. Era suo il cristallo. Ma non importa, divideremo un sacco di soldi. Ma proprio un sacco. E a Rufus c'è una lacrima cristallizzata perché sta sentendo, ma non può fare niente. Non importa. Io adesso controllo Molly. Tu vai al piano di sopra a controllare. Ti do tutto il laboratorio. Va bene. E la scena finisce con Rhaegar che con un coltello inizia a spaccare i pezzettini di cristallo di Molly. Io già sai che andrà. Setto la scena. Io so come farla andare male, eh. Io setto la scena. Sì, sì. Vediamo in base a come la setti. Mentre tu sei al piano di sopra e lui sta scavando sotto. La scena è appunto ancora nello scantinato, il ragno gigante che è cristallizzato e Rufus con la caragno di cristallo. Caragno, no? Il che? Garagno. Colpisce i cristalli. Inizia a crepare, spacca ancora di più e la scena inizia con il punto dove ha spaccato, dove si vede il talismano che è attaccata a una gamba di Molly. Alla gamba, ok, va bene. Oh, perfetto, eccolo, la catena, dato che non devo rovinarlo. Rufus, mi dispiace, te l'avrei detto o non te l'ho detto, ma d'altra parte... Un mago del sangue deve anche tenere i suoi segreti, no? Molly, mi dispiace, ma quel talismano deve essere mio. Ci sono tante cose che si possono fare con il lirium rosso. Ah, di sopra, mentre cerco il talismano, passo nei corridoi della guardia e ci sono i ritratti degli eroi templari dei secoli passati. A un certo punto arriva e c'era quello di Rufus da giovane, quello che girava sulle cartoline che avevano i ragazzini. Le figurine, Rufus, cielo, manca cielo. E vedendolo, viene la crevuccia e penso, no, ma non può finire così, poverino, è stato tradito, era il mio eroe. E accanto ai ritratti ci sono le armi con cui hanno cominciato gli addestramenti. E sotto quella di Rufus c'è una mazza. La prendo e scendo da te. Sta spaccando. Toglie il medaglione, lo prende. Oh, finalmente. Finalmente è mio. Finalmente è mio. E mentre si gira, la scena finisce con... Mentre si gira che dà una botta... è fatta, sarà il più potente, il più ricco, dà una botta a Rufus, che cristallizzato inizia a cadere per terra. La scena finisce che non ha ancora toccato terra. E nel frattempo si inizia a sbriciolarsi il lirium intorno a Molly. E tu stai scendendo. Sto arrivando con la mazza. Con la mazza per le scale. E qui finisce il secondo atto. Come alla sempre, fine... Fumble finisce malissimo. È fiasco, si chiama Fumble il programma. Fumble è sinonimo di fiasco e è fiasco alla seconda. Il giorno del compleanno di Claudio ho perso il manuale, quindi è un altro fiasco. Il giorno del mio compleanno è il regalo che mi ero fatto per il compleanno, se volete regalare dei soldi. È il regalo che mi faccio per il mio compleanno! Sono felice come un re! FumbleGDR.it, il tasto dona PayPal per farmi ricomprare il manuale che ho perso. Abbandonato su un aereo dell'EasyJet. Se qualcuno dell'EasyJet sta ascoltando questa cosa e ha trovato il manuale di fiasco, è pregato di riconsegnarlo. Dopo il secondo atto... Ci sono le conseguenze. Ti sono dimenticati qualcosa in realtà? Ah, la spell di Mind Control. Non è stata rilevante. No. No, ce la siamo dimenticate in realtà. Potevamo metterla. No, intanto la guardavo, ma non trovo un punto in cui ficcarla, sinceramente. Io un'idea ce l'ho. Però è metallo.
Va bene così, Roberto. Va bene così. Grazie, grazie. Prego, l'ho fatto solo per te. La... Sai che un po' mi manca, no? La parte delle conseguenze funziona più o meno come la parte, la fine del, dell'atto 1. Ma è sempre per due persone? No. È per tutti, è per questa tutti. Volta. Beh, lui per fortuna, lui infatti ha 3 positivi, è sicuro che gli va bene? Sì. Perché d'altra parte deve giocare Dragon Age dopo, quindi è andata bene, abbiamo scelto bene. A te può andare molto a bene. A me può andare molto bene, Claudio è proprio il più 50-50. Com'è giusto che sia, perché in questo momento è quello ridotto peggio. Esatto, può capitare di tutto, però mentre lui sta ancora cadendo. Chiaro. Vanno ritirati tutti i dadi che abbiamo davanti, e in base a quanto abbiamo fatto, vediamo sulla tabella delle cose. L'aftermath è principalmente personale e discusso anche da tutti gli altri, però è... È personale. Ok, è personale. Ad esempio, Rufus. Meno uno. No, ha fatto 9, 8, quindi uno nero. Uno nero. Sì. Uno nero, le conseguenze sono orribili. Sei probabilmente morto. Zero è peggio. Zero ti dice, non sei morto, ma preferiresti esserlo. E quindi è tipo, devi scegliere il tuo finale come una cosa di angoscia e peggio della morte. Sei probabilmente morto. Altre persone, probabilmente innocenti, sono morte come te. Non c'è giustizia, non c'è pietà. Tutto è fastidiosamente, dolorosamente andato a puttane ed è tutto colpa tua. Il montaggio si fa dopo che hanno tirato il tutti. Il montaggio si fa dopo che hanno tirato tutti. Perché adesso lui prende i dadi. La cosa figa del montaggio dopo è che ogni dado è un qualcosa che succede nel montaggio. Quindi è una scena del montaggio. Per te sono tutte cose positive. Per Claudio sono metà e metà. Però è quasi sicuramente morto. E a te è andata malissimo. E a me è andata malissimo. Però anche se potresti andare, però nel montaggio ci sono cose brutte. Neanche troppo. 5 nero. 5 nero. Difficile. Sei stato scudisciato parecchio come un mulo. Tanto per cominciare. E ti ricorderai questo episodio finché avrai vita. La lezione che hai imparato sarà profonda e rimarrà per sempre dolorosamente. Ok, ci sta. Vediamo. 12 rosso. È quasi il massimo che puoi fare. Ma non il massimo, quindi... Niente male. Ce l'hai fatta con la tua dignità intatta. Con un colpo di fortuna. Non so, la scena di panico non so quanto fosse dignitosa, ma... Potresti anche aver guadagnato un po' di soldi o dell'autostima o qualcos'altro. Il tempo ti porterà a fare una festa per tutti i tuoi amici. Ok. Adesso c'è il montaggio. Si fa tutto il montaggio di uno o un pezzo per volta? Possiamo fare come vogliamo. Com'è che facevano quello che abbiamo visto? Uno per volta, mi sa. Uno per volta. Ok, facciamo uno per volta allora. Sono da Claudio. Qua si fa, non so se l'hai visto, no? Questo è Rufus che... Il mio primo dado positivo è Rufus che nell'ultimo momento... È l'ultimo afflato. In cui è ancora cosciente prima di diventare un cristallo gigantesco, riesce a cadere addosso a Rhaegar. Non riesce a schiacciarlo, ma gli fa cadere di mano il talismano. Che si infrange. E nell'ultimo momento c'è proprio quella risata di almeno questo. Ah. E si frantuma. E si frantuma. E questo è Rufus che si frantuma. Così. No, ma quello è il tuo aftermath. Che sì. Si frantumi. Sì. C'è bisogno di così dato. No, ero morto. Sono anche proprio frantumato. Vabbè, sei morto uguale. Non è una cosa. Ma è morto male. Non rimane niente di me per essere ricordato. Ah, ok. Vai. Vado io. Ne parecchi tu, quindi. Ah, e potete anche regalare dadi agli altri. Possono essere in ordine diverso? Sì. Perché visto che stiamo facendo adesso il presente e poi facciamo un montaggio, fai tu. Regalami un blu. Mi servirà in fondo per ultimo. Tienimi un blu da parte. Però dammi un rosso. Cioè, cos'è? Scambi di figurine? Dai. Va bene. Ma però me lo sono guadagnato quel blu. Ok. Dai, scegli un dado. Allora. E poi il mio montaggio lo voglio fare nel futuro. Ah, ok, va bene. Quindi dimmi cosa mi succede. Con un rosso, quando scendo... Io sono mezzo schiacciato dalla statua. Sei mezzo schiacciato, ti guarda, è un... Beh... Tirami su di fuori di qui, ti prego. Forse sì. Sì, ti tiro da fuori, dai.
Ha distrutto il talismano questo imbecille. Sì, ma tu col talismano hai distrutto un grande eroe di questa terra. E lo hai anche preso in giro. Dovresti ricordare. Era un re banale. Un idiota. Penso che te ne ricorderai così. Con la mazza. Cosa stai cercando di fare? Cosa stai cercando di fare? Con la mazza. Hai capito? No. Spezzo la manine. Vero che voi maghi qua non so guarire. Però come funziona, perché in teoria lui che mi ha distrutto il talismano e tu che mi hai spezzato le manine dovrebbero essere i miei due blu, però invece voglio fare molto più. Vero, ve lo do buono uguale, se no ti regalo un dado blu. Io e basta per questo. Io questo blu, questo dado negativo è Regal in una clinica qualche giorno dopo. Ha speso tutto, ha venduto il laboratorio, ha speso tutto quello che aveva per pagare un cerusico di un certo livello, per rimettere a posto le mani. Ma mentre guarda e il medico gli dà la notizia, si rende conto che non avrà più la sensibilità di prima e non potrà più lanciare incantesimi. Doctor Strange! Doctor. Una cosa sembrava più Frankenstein. Vai, mana, vai tu. Questo è Rufus. Ed è negativo. Questo dado negativo è Rufus, che non solo non è rimasto niente di lui con cui essere ricordato, ma quando salta fuori che era entrato con dei documenti falsi dati da un mercante di una pessima reputazione della gilda dei mercanti, che è stato poi bandito dalla gilda dei mercanti, la colpa di tutto quello che è successo è ovviamente ricaduta su di lui. Quindi la poca memoria che rimarrà di Rufus è di ancora peggio dell'ubriacone. Questo tuo montaggio finisce con il quadro che viene tolto dalla sala degli eroi. Oh! Ancora peggio dell'ubriacone fastidioso che tutti si ricordavano, ma è proprio quello che ha distrutto la cattedrale di Denerim. È messo in pericolo la divina e si vede proprio il ritratto che viene tolto e buttato tipo in uno scantinato. Questo blu mio invece è un'altra settimana dopo. Sta cercando di rifarsi una vita a Denerim. La cattedrale è stata abbandonata per essere purificata. E sotto si vede nel montaggio i cristalli di Molly che si iniziano a spaccare. Questo ragno gigante, mezzo Lirium, mezzo creatura che si alza. E ancora attaccato al collo che penzola da uno dei barbigli incastrato c'è un collare con scritto proprietà di Regar con l'indirizzo. Con questo, Rosso, Richard, uscendo, prende il carro dello stalliere e lo carica di Lirium Rosso. E comincia ad andare in giro per il regno a guadagnare un fottio rivendendolo ai Templari. Ci sta. Vado io, così rimane pure a te. Io vado con questo positivo. E quello positivo è che scoprono che il ragno era di Regar, ma preferiscono fare una cosa interna e quindi danno la colpa a Rufus. E Regar riesce ad andare avanti per qualche tempo come insegnante al circolo dei maghi, però non può più praticare nessun tipo di magia. Però sto cercando di pensare se la sta vive, ricorda qualcosa. Se la vive un po'. Aha. Altro positivo. Passa un po' tu, un attimo di vuoto. Puoi anche decidere di non usarli tutti, eh. Il negativo. Se lo uso io allora. Sì, dai, prendetelo. Il negativo è che l'anno dopo Richard ha venduto tutti i cristalli ai Templari, ma non erano cristalli purissimi. E quindi le ultime partite nel tempo si erano corrotte in maniera pessima e i Templari lo hanno denunciato di truffa e gli hanno appioppato un debito talmente grosso di ritorno che è il motivo per cui poi ha dovuto correre via. E unirsi ai custodi grigi. Esatto. Io uso l'altro positivo che mi ha dato manto perché non lo voleva usare. Regar ha lasciato tutto alle spalle. Gli manca la reliquia, ma adesso è un maestro rispettato nel circolo dei maghi.
ha avuto un sacco, c'è un sacco di studenti che lo considerano un grande mago, non ha ovviamente più mai usato la magia del sangue, ma la teoria era molto bravo, quindi la teoria gli è servita. E quindi al momento, questo qua si parla di anni dopo, più o meno quasi quando tu ti unisci ai Custodi Grigi, è uno degli insegnanti più rispettati del circolo dei maghi di Denerim, nonostante non sia un mago, e fa la bella vita. Questo positivo è Rufus. La mano che è sputtata dalla tomba. No, sono i cristalli che cominciano ad alzarsi. Vai. No, questo dado positivo è Rufus, che è morto, ha causato, o perlomeno, gli hanno affibbiato la colpa di aver causato la distruzione della cattedrale. Posso dirti una cosa piccola negativa? E ha trovato tipo da un rigattiere squarciato, perché è sopravvissuto, hai detto, no? No, mi sono perso, ok. Ho detto una lezione, mi sono il whisky. Dammi un po' di whisky. No, forse è meglio di no. Tanto devo bene. Ma parte della sua gloria rimane legata a quella mazza che Richard ha recuperato dalla sala dei Templari. Non è che sia magica la mazza e che ci sia il suo spirito, ma è qualche cosa che farà ricordare a Richard che anche lui può essere una persona migliore se si impegnasse. E in più la cosa bella, secondo me, di questo è che inconsciamente in parte si è vendicato. Per colpa di averlo fatto cadere a terra, con la sua mazza sono state spezzate le mani del mago tradizionale. Simbolicissimo. E il mio ultimo negativo è i dolori dell'artrite da vecchio. Dopo che Rhaegar ha trovato due adepti prettamente portati per la magia del sangue. Due elfi. Anche se uno un po' particolare, perché con i primi utilizzi si è fatto crescere la barba, ha deciso di insegnare tutto quello che sapeva sulla magia del sangue. Quello che non sapeva è che proprio all'apice, mentre aveva donne nella stanza, oro e il rispetto di tutta l'accademia, purtroppo uno di questi due apprendisti ha fatto praticamente ha fatto cadere il concilio del disastro, poiché ha evocato svariati spiriti, di cui la maggior parte sono diventati demoni, nel circolo durante un esperimento. Non si sa che fine abbia fatto in questa cosa. Richard, com'è che mi finiva a me? Che me lo ricordavo per sempre. E adesso vaga, perché si pensa che si è salvato. Leggende narrano che stia vagando in giro per il mondo, cercando il supporto della gente comune, perché non può dire a nessuno che è un mago, perché adesso i maghi vengono cacciati. Non può entrare nei Custodi Grigi perché non sanno cosa fa, è stato rigettato dai Custodi Grigi perché non può usare magia. Non può tenere in mano neanche una spada. Non può tenere in mano neanche una spada, non può fare niente, e quindi adesso sta vagando come un reietto, eremita e mendicante, con le mani spezzate in giro per il mondo. Non so perché mi ricorda Saruman. Più o meno. Così si conclude Fiasco Dragon Age. Caruccio, ma ti dirò, è impegnativo. È impegnativo. Secondo me non abbiamo dato il massimo della nostra. No, per quello, è impegnativo perché devi avere un po' di prontezza e... Sì, è difficile senza avere un'idea chiara di dove vuoi andare a parare. No, bello. Bello. È più impegnativo rispetto ad altri giochi. È perché non c'è il master. Non c'è master, poi comunque non ti dai dei riferimenti, devi inventarti tutto. E se non hai l'ispirazione in quel momento, sono cazzi tuoi. Sì. Cioè, non hai appigli. Con la cosa del un paio di abilità che ti dicono faccio questa cosa qui. Cioè, giusto il minimo sindacale. Beh, però, alla fine con la tua storia è venuta, secondo me, perfetta. Rispetto anche al tuo personaggio di Dragon Age. Sì, però le scene, ad esempio, erano un po'... Le scene erano un po' striminzite, sì. Beh, per prima cosa... Non siamo sceneggiatori. Seconda cosa, secondo me, dipende anche dall'ambientazione. Non so quanto possa funzionare bene con fantasy questo. Cioè, funziona bene sicuramente, ma secondo me funziona meglio con un modern. In un modern più tendente al noir. Perché comunque c'è un qualcosa che va male, di solito va sempre male. Appunto, si chiama Fiasco il gioco. Sì. Ma Dio, se ci pensi, Kobold è al contrario, che tutto ti va di merda. Invece che a noi che ci ha dato tutto di culo. Sì, ci ha dato tutto di culo. Cioè, dipende un po'... È molto carino.
Secondo me vale la pena riguardarlo poi per un futuro, o un one shot magari anche con Claudio. A proposito di riguardarlo, non so quanto lo guarderemo su YouTube questo episodio. Perché non è accesa la telecamera? No, l'ho accesa. Si è spenta. Sta rotta! E vai, dopo quanto? Non lo so. Un déjà vu! Lo scopriremo solo più tardi. Sì, io la lucina rossa ti dirò, non la vedo da un po', eh. Immaginavo. Però che ti vedevo smanettare, pensavo. Smanettare da 2 minuti a questa parte. Vedremo. Non andremo su YouTube, ma vi basteranno le nostre soavi voci. Le nostre voci sono... Vi dovranno bastare le nostre soavi voci, assolutamente sì. E magari ci sono 15 minuti di video, giusto per fargli vedere l'idiozia dei biglietti in faccia. Quella, e al malla peggio, come video sotto ci possono essere i nomi con i nomi dei personaggi. Ma i video dei dadi ci sono. Sarà un video fermo per la maggior parte del tempo, ma c'è. Ah, giusto. Il video dei dadi c'è, tecnicamente. Se è venuta un'ora, allora vale la pena. Lo scopriremo solo. Se sono venuti 20 minuti, no. Ah, l'ho detto, l'alternativa, ci mettiamo i post-it con i nomi, giusto, due statistiche, le relazioni. E via. Secondo me non vale la pena farsi lo sbatti del montaggio e tutto. Il montaggio, fai la fotografia. Ah, tu l'immagine. Ma no, ma anche direttamente come sfondo sul video. Ma non c'è il video! Ma lo fai con l'immagine, non è un... Ma ho 2 ore di video con l'immagine sola. Giusto per chi ci ascolta da Fumble GDR, il canale YouTube. È per quello. Non salta un episodio. Non salta l'episodio, c'è comunque qualcosa. Va bene, mi sembra una cosa malatissima, va bene. È malatissima. Abbiamo dato un grande sconforto a Pietro Bianchi, evidentemente, che ci teneva molto alla nostra diretta su YouTube. Il punto della diretta su YouTube, mio caro Pietro, è che... Se salta l'audio sono merda. Non abbiamo abbastanza prese USB per fare la diretta, come avete sentito succedere già 2 volte. A volte non sono le webcam che si frizzano, ma sono il mixer. La webcam che si frizza è un problema. Il mixer che salta, anche perché... Noi ringraziamo tantissimo chi ci segue in diretta, e però provate a immaginare una situazione in cui quella sera non c'è nessuno, o qualcuno che sta ascoltando solo in audio che non ci guarda, si frizza la telecamera o salta l'audio, o magari qualcuno che non ha Twitter, che non twitta, eccetera, noi non lo sapremo mai. Perché Claudio sì, ogni tanto guarda, ma non è che può controllare ogni 6 secondi se sta andando. E abbiamo visto che il video già un paio di puntate si era impallato, l'audio si è... La telecamera si impalla anche a come quel gioco... Che difatti adesso useremo la GoPro. Quindi. Non lo so, vista la GoPro di stasera. Allora, se i mezzi lo consentono. Ma bisogna capire che cosa è successo con questo video. Esatto. Dato che questa settimana è la settimana del fumble e del fiasco, non sappiamo che cosa è successo. Ed è ancora il tuo compleanno. Posa quella telecamera. Fino a mezzanotte, non toccare più niente di tecnologico. Scusate. E neanche di cartaceo. No, brucia autocombustione. Tutto. Dico a Pietro e anche a chi ci vuole guardare, anche se non so perché. Perché siamo belli e siamo fortunelli, no. Siamo i primi che, se si potesse, faremmo il video sulla GoPro per metterlo poi il giorno dopo su YouTube, perché si vede bene, più il video in streaming diretta su YouTube mentre... Perché non dei video selezionabili dove si possono vedere le schede, i dadi, le nostre facce. Cioè, se fosse per noi metteremmo anche il video dove potete, le 3 webcam dove potete scegliere dove guardare, fate voi la scelta. Sarebbe figo, il problema è che ci sono poche prese USB e se le riempi tutte rischia di impallarsi. No, rischia, è sicuro che si impalli. Quindi, ching, se volete, donateci così, poi... Se noi ci arriveremo per fatti nostri alla cosa, siamo i primi che vogliamo andare un po' ovunque, quindi... Noi ci stiamo sforzando di trovare il setup migliore per noi e migliore per voi. Se avete suggerimenti, noi siamo contentissimi di ascoltarli, non tutti i suggerimenti possiamo seguirli. Se volete donarci dei soldi per migliorare la nostra dotazione tecnica, noi siamo solo molto contenti. Lo potete fare su qwerty.it/associati e diventare soci, o potete donare con il tasto di PayPal. Ma per il momento, visto che la situazione è questa, ma che in realtà piuttosto che rischiare di impallare tutto, preferiamo andare in diretta podcast come abbiamo fatto dall'inizio, e poi su YouTube mettiamo il video fatto con la GoPro se non si impallasse. Adesso, data la temperatura della GoPro, è possibile che si sia surriscaldata.
La Madonna, con il condizionatore acceso? Con il condizionatore acceso. L'altra mattina io ho provato, l'altra mattina, era una settimana fa, è stata accesa per 3 ore. Adesso non so perché si sia bloccata, ma lo scopriremo solo vivendo. Esattamente. Vabbè. Comunque spero che vi sia piaciuto Fiasco, anche perché a me, devo ammettere, mi è piaciuto molto molto. Ma gioca molto. Lo rigiocherei molto volentieri anche con Claudio, perché magari in 4... In 4 sono più dadi, sono più scene, si entra. E secondo me è molto più bello fare, perché chiaramente la prima partita bisogna vedere tutto, secondo me potrebbe essere più divertente fare più scene dove non siamo insieme, solo che anche a me mi veniva istintivo fare le cose insieme perché siamo abituati a giocare a Star Wars, D&D, tutti quei giochi lì, c'è il party che è il focus e poi c'è il resto. Che poi ti puoi separare, puoi fare le tue scenette singole. Qui invece il focus è la scena, quindi magari un po' più di descrizione delle scene, un po' più di gente separata che poi si riunisce, però chiaramente bisogna anche entrare un po' più nel gioco. Perché secondo me, come prima cosa, io sono molto soddisfatto. Sì, sì. Come prima partita di Fiasco. Chiaro, io sarei più soddisfatto se avessi ancora il manuale. Ma se è per il livello 32. Ah, certo. Per arrivare al 32 ti costa. Ma 32 ha fatto i primi 20 livelli di? Di Claudio. Di Claudio. Sono al 32esimo livello di Claudio. Madonna. 32esimo livello di Claudio. Sono epico. Epico. Epico? No, nella vita reale non è epico. Nella vita reale è 100. È normale. Epico. Da 95 inizia a essere epico. Da 95 inizia a essere epico. Sopra il 95, sopra i 100, come Bader Flanagan, sei leggendario. E poi ti viene un corpo che... Tuo nonno è leggenda. Tuo nonno è leggenda. Va bene, noi adesso andiamo a festeggiare il mio compleanno. Whisky! La Gavoli, diciamo. Whisky! Andiamo a festeggiare il mio compleanno, grazie a chi mi ha fatto gli auguri, grazie a chi segue Fumble in diretta. Andate a vedervi la nuova puntata di Come quel gioco, abbiamo giocato a Cards Against Humanity. Una puntata bellissima. Io me lo sono gioco messo bellissimo. In sottofondo mentre lavoravo. Te lo sei scommesso in sottofondo. Sì, ma sono... Cioè è proprio... 5-1. È l'apoteosi del gioco, del problema del gioco d'azzardo, quando giochi da solo addirittura e perdi soldi. Minchia, quello deve essere bruttissimo. Comunque avevo sotto una cosa che se l'ascoltava e ascoltandovi si è divertito un sacco. Quindi... È uno di quei giochi che funziona bene tra altre cose. Io si è puntata forse Castle Panic, se qualcuno viene a giocare. Comunque, se qualcuno passa a Milano e vuole venire a fare una puntata di Come quel gioco, una domenica, fatecelo sapere. La prossima puntata di Fumble sarà giovedì prossimo. Adesso scaliamo di un giorno alla settimana finché non torniamo mercoledì. Perché mercoledì prossimo saremo al Secco in via Fumagalli 2 a Milano a festeggiare la 150esima puntata di Ricciotto dal vivo e con la possibilità per chi c'è di intervenire raccontando delle storie. Ecco, se non avete niente da fare, potete fare una cosa, venite a Milano, vi fermate fino a lunedì, da mercoledì. Mercoledì venite a Ricciotto, giovedì venite ospiti qui, venerdì fate quello che vi pare, sabato pure e domenica facciamo Come quel gioco. Penso, sembra un'ottima idea, semplice e realizzabile. Sì, infatti, penso che non ci sarà molta gente a farlo, ma... Comunque, no, ripeto, com'è questo gioco? A questo me gioco è molto, molto, e secondo me le potenzialità sono enormi. Cioè... È forse lievemente superiore a Dread. La butto pesante qui, Sono due giochi diversi. Sì, sì, ma a me mi ha divertito di più. Dread c'ha il suo perché, chiaramente. Dread è divertente perché c'è Jenga di mezzo, e quindi la morte è dietro l'angolo. Questo è molto più di ruolo. Però voglio giocare a Urban Heroes. Quando giochiamo a Urban Heroes? Cazzo, sì, Urban Heroes. Urban Heroes. Perché non ho ancora guardato, non so che poteri. Io non so neanche io che poteri ho. Urban Heroes, adesso è finito il play e quindi appena possibile dovremmo riuscire a giocare anche a quello. Quindi settimana prossima, giovedì, con Dragon Age. Con... No, Dragon Age abbiamo fatto questa settimana, Vampiri. Vabbè, ma questo era Fiasco. Vabbè. Va bene, da Vampiri. E Vampiri ci avviciniamo anche... Perché la Marilla è importante! Ci avviciniamo anche al cambio di master, oh santo Dio. Ah, come ci avviciniamo? È la seconda. Vista, è quella cosa del tutti stiamo morendo perché sì. Ogni giorno passa del tempo e ti avvicini al tuo momento finale. Ah, ok. Oh, vuol dire che nell'arco di più o meno un mese e mezzo
si passa la... Tocca a Manto masterizzare. Dai che io voglio fare il Nosferatu paladino che dice oh my uomo, scendere. Ai vampiri che dicono sì, in effetti sono già morto. E lo so però. Grande. Tu sei già morto. Se ancora non lo sai. Non lo so. Io devo far firmare i contratti al principe. Giovedì prossimo, Fumble, vampiri, in diretta su Spreaker. Il perché siamo su Spreaker adesso lo possiamo dire, perché sono nostro sponsor tecnico sostanzialmente. Grande Spreaker. Roberto, facciamo che stai zitto. Grazie Spreaker che ci dà la possibilità di andare in diretta, ci dà lo spazio per caricare i podcast. Spreaker è una piattaforma di podcast. Potete caricare podcast già registrati, potete registrare podcast, potete andare in diretta, vi fa il feed da mettere su iTunes, fa 2000 cose che noi dovevamo fare a mano e che adesso invece facciamo in automatico. Quindi non fai video purtroppo. No, c'ha la chat, video, ma se alla chat. Ma se avesse fatto i video non si sarebbe impallato. Probabile. Forse, ma no, qua era la GoPro, cioè si sarebbe impallato lo stesso. E perché il problema non è la piattaforma, il problema è il computer. Se qualcuno ci vuole regalare delle prese USB, comunque grazie Spreaker, che è il primo che ci ha filato. Grazie. Grande, siete all'avanguardia. Spreaker.com, registrarsi è gratuito e potete fare dei podcast anche voi. Già dei nostri ascoltatori lo fanno e fanno GDR Unplugged. Yeah, Spreaker. Su Spreaker. Ragazzi, Spreaker ha un'app che è, è decisamente bella e polifunzionale, facile per idioti, perché se non riuscite a capire come funziona quella. Vabbè, guarda, guardandola qua sto capendo quasi io come funziona. Ecco, appunto, capisci? Ma soprattutto alla chat. La chat è quello che vi invitiamo a usare per le prossime volte, per le prossime puntate di Fumble e di tutto il resto, perché ha un vantaggio rispetto a Twitter. Twitter è molto carino e simpatico, però... Twitter per la settimana... Cosa funziona, funziona bene in diretta, ma se uno riascolta la puntata dopo non capisce. Uso un rosso, questo rosso è per la mia speranza, che è il mio scopo in futuro, sarà quello che vi fate anche due chiacchiere tra di voi in chat, perché su Twitter... Si fa complicato. Twitter state mandando messaggi a noi, che poi vi risponde qualcun altro, eccetera. Ma se voi vi dite due vaccate in chat, noi poi ce le leggiamo, voi vi divertite di più, noi ci divertiamo di più. E chi la riascolta dopo, e chi la riascolta dopo non deve andare a spulciarsi la timeline. Chat. Sì, sì. E non deve andare a spulciarsi la timeline di Twitter di sei mesi prima, che è possibile. Fico. Quindi, grazie Spreaker. Andate su Spreaker.com per fare le voci nella testa, tanto è gratuito iscrivervi. E se usate l'app per prendo smartphone... Prendo pensare alle voci nella testa che parlano tra di loro. E Malkavian. Se usate l'app per Android o iPhone, vi avvisa anche quando stiamo andando in diretta. Yeah. Quindi non vi perdete nemmeno le puntate. Non dovete stare lì a vedere quando partiamo oppure no. Cosa volete dire esatto. Della vita? Un Lucano. No, Lucano, se ci vuole sponsorizzare. Noi andiamo a festeggiare, dicevamo prima, dietro ai microfoni Claudio Serena, Roberto De Luca, Matteo Antonelli. A settimana prossima. Buonanotte, non fate fiasco.